chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita in America. Vita mia, non avevo mai visto nulla come Empire Bay. Era bellissima. Per contro, non avevo mai visto nulla di più schifoso e disgustoso della nostra nuova casa, un buco di merda. Il sogno americano. Più che altro un incubo. Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. Il lavoro gli riempiva la schiena e i pochi soldi che ricavava se li scolava. I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, brigati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività in proprio. Fermo! Polizia! Fermo! Vito, di qua! Tirami la borsa! Fermo! O sparo! Cazzo! Ok, bastardo! Gambe aperte! Cazzo! E mani bene in vista! Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra. E l'esercito cercava gente che parlasse il siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni. E tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Operazione Husky. Ero nel 504° paracadutisti. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia. Ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee nemiche. Rimanimmo in tre. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo il loro comodo, restituimmo il favore. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! Ok, Scaletta, spara. Traditori! Pensa la... Dobbiamo ripulire quei barconi, Scaletta! Hanno la... Si ritirano! Muoviamoci! Con me! Merda, attenti! Ok, tu e Williams eliminate quel nido di mitragliatrice. Poi trovate i prigionieri. Ci serve ogni uomo che troviamo. Di qui non si passa. Scaletta, se è... Occhio! Una granata nella finestra! Wow! Cazzo! Ehi, Scaletta, ancora tutto intero? Più o meno. I prigionieri devono essere sopra. Andate al piano di sopra. Scaletta, prima tu. Uccidete gli ostaggi! Sono dietro di te. Peccato. La porta, Scaletta, arrestiti. Sfondala o gli faccio saltare.
Beh, dobbiamo passare di qua. Andiamo! Non lo... Forza, torniamo dentro! Oh, cazzo! Dentro, scaletta! Qui ti ammazzano tutti! Mori! Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Lontano, non bozzi! Mira quel camion! Ecco gli altri, vicino a me! Merda! Hanno tirato fuori l'artiglieria! Scaletta, dentro! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Oh, sparate, peccioli! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congetto hanno samaritato mio cugino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò. La mia fortuna finì nel 45 con una pallottolana alla gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per il mese. Così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Hey! Bentornato a casa. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Salute. Ah, salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? No, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non vuoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Pare che la tua ferita sia molto più seria di quanto sembrava. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Eh? Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto, le mie conoscenze. Avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera. E come faccio a pagare? L'ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornata a casa. Non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Fidati. Beh, grazie. Prego, tu per me sei come un fratello. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo, ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio 4 passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci. Non ci credo, mi hai fatto congedare. Grazie. E ora, vediamo più tardi. È bello riaverti qui.
Ciao, Mimì. Vito. Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo è a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Vito! Sorellina, io come e Francesca. No. Sono così contenta. Qui. Siediti. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già, sicuro? Vito, bada come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno e rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare. Allora dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Ma se ne è occupato Joe per me. Joe! Vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, no. Vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non ti caccerai in altri guai con quel Joe. Sai... Tuo pace lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui, lavorare sodo come faceva tuo pace. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Non me ne frega niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Ti troveremo i soldi. Io lo prometto. Quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo! No! Ah, sì? Sì. Vediamo che sai fare! Vito, ti prego! Stai peggiorando le cose! Affanculo! Bravo, bene! Levati dalle palle! Ve ne pentirete! Tutte e due! Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny! Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2,000. Cosa? La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana. Altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è non questo tizio? Non lo so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Ah, come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Joe può aiutarmi. Disturbo? Ah, figurati. Entra, parliamo. Oh, porco schifoso. Com'è andata a casa? Bene, anche se mamma non era contenta quando ho parlato di te. Sai com'è, vuole che faccia un lavoro pulito. E ne cercherai uno. Non lo so, ma non voglio fare gli stessi errori del mio vecchio. Devo pagare i suoi debiti e poi trovare un posto dove vivere. Voglio i soldi e non li farò timbrando il cartellino. Ehi, puoi stare da me per tutto il tempo che vuoi e troviamo un bel lavoro per fare tante soldi senza che ti ammazzi, va bene? Musica per le mie orecchie. Per ora vivo coi $20 alla settimana che mi dà lo Stato. Conosco molte persone che pagano bene per lavori, diciamo, rischiosi. Sono sicuro di poter trovare qualcosa per un vecchio amico. Lavorare da felliti, poco ma sicuro. L'hai detto. Ok, per prima cosa devo farti conoscere Giuseppe. Così possiamo prendere le carte di congedo. Andiamo. Ehi, credi che potrei... Cosa, Vito? Guidare? Le strade sono ghiacciate, non hai mai guidato un'auto prima. Giù, in guerra ho guidato per quasi tutto il tempo. Già, ma questa non è un carro armato, è una delle più belle auto in giro. Non guidavo un carro, ma una Jeep. E minchia è una Jeep? È una... Fa lo stesso. Mi fai guidare oppure no?
Va bene, con le chiavi. Basta che stai attento e non mi rompi il cazzo. Oh, ma guarda che bellezza! Bella, una Jefferson del 42. Con una macchina come quella sarebbe un vero peccato rompere il finestrino. Vai da Giuseppe a prendere un paio di grimaldelle. Ehi, Giuseppe, ti ho portato un nuovo cliente. È uno a posto, vero? Sì, signore, completamente. E Vito, un vecchio amico. Questo è Giuseppe, il miglior scassinatore di Empire Bay. In pensione, prego. Come te la passi? Sono per te le carte? Proprio così. Beh, le hai già fatte. È stata una rottura, ma sono pronte. Beh, grazie. Funzioneranno, vero? Nessuno dell'esercito ti darà più fastidio, credimi. Visto? Che ti avevo detto? Ecco i soldi. Prendi i documenti, Vito. Ci servono anche dei grimaldelli? Sì, ci servono. E indovina chi le paga. Ok, te va ancora di rubare quella macchina? Scherzi, certo che sì. Ecco la tua occasione. Possibile veicolo rubato. Accelera! 10-4. Furto di veicolo in corso. Inseguo il sospetto. Ma non è ancora finita. Seminali, svelto! Ehi, ma guarda che c'è! Ehi, ma che ciao, bello! Ciao, Joe! Che sorpresa! Minchia, Mike, potresti lavarti quelle cazzo di mano ogni tanto. Ora devo farmi il bagno. Ehi, stavo lavorando. La gente che lavora alle volte si sporca, sai. Tra l'altro me le sono appena pulite. Con cosa? Lo stesso cazzo di straccio che usi per pulire il bagno, testa di minchia. Dacci un taglio, sei dell'ufficio sanità o sei qui perché vuoi fare affari? Affari, chiaramente. Questo è il mio amico Vito. Vito, questo è Mike Bruschi. Non stringergli la mano, non ho così tanto sapone a casa. Piacere di conoscerti. Io e Vito siamo vecchi amici. È appena tornato dall'Europa e gli servono soldi. Così ho pensato che potevo aiutarti col tuo problema di ricambi. Posso garantire per lui. Ok. Joe ti ha parlato dei nostri affari, giusto? Sì. Senti, voglio solo auto normali, niente di speciale. Ti do qualcosa per ogni auto. Prendo solo quelle che riesco a gestire. E non portarmi gli sbirri, ok? Se ti seguono fin qui, io non ti ho mai visto prima. Mi hai capito? Capito. Cristo, Mike! Mi hai sporcato il cappotto con quelle manacce sporche. Mi è costato una fortuna. Va bene, datti una calmata o te l'infilo nel culo, checca. Sai quanto costa la vaggiassetta? Santo un sacco. Dio. E chissà se riusciranno mai a togliere questo schifo. Ma vuoi stare zitto? Vito, ascoltami. Oggi mi serve una Walter Coupé. Ho un po' di gente che cerca dei pezzi, ma non trovo un'auto. E beh, perché tu non sai ovviamente dove guardare. Ogni volta che passo per Hunter, se ne vedo una parcheggiata vicino a un bar. Il posto è Lone Star, credo. Già, ma è un quartiere nero. Darei troppo nell'occhio. Va bene, senti, ti do $350. Ne vale la pena, no? 400. Va bene, d'accordo. Va bene, Vito, andiamo, andiamo. Nel frattempo ti manderò il conto della lavanderia per il cappotto. Sì, fai pure, cambierò indirizzo, stronzo. Ok, ascolta, questo è il tuo primo incarico, quindi non mandare tutto a puttane, eh? Oh, Vito, prende qua. Non si sa mai. Però. Ehi, Mike, posso provarla qui fuori? Certo, fai come ti pare. Avanti. Mira quel vecchio rottame. Ehi, Vito, prova a colpire la tannica di benzina. Oh, cazzo. C'è ancora benzina dentro? E quella bellezza color crema laggiù. Stai attento. Fai in fretta e levati dal cazzo. Rompi un finestrino se devi. Io ti aspetto da Mike. E se ci sono problemi? Allora risolvili. Senti, consideralo un esame. Se non ce la fai, so che cercano gente in fabbrica. Era solo per sapere. Buona fortuna, amico. Ci vediamo da Mike. Ehi, ma che cazzo stai facendo? Ehi, cosa fai, figlio di puttana? Questo è per voi!
Ehi, missione compiuta! Com'è andata? Una passeggiata. Tranne che l'auto era di un gruppo di idioti che volevano farmi fuori appena te ne sei andato. Probabilmente erano i Bombers. Hunter è il loro quartiere. Non dovete preoccuparvi di quelli come loro. Se ne stanno per strada. Dicono cazzate, rubano stronzate, fumano erba. Vediamo cos'hai qui. Oh, bello. Niente macchie. Pulita. Dove avrà trovato i soldi per questa? L'avrà rubata anche lui? Bella però. Quant'è che ti avevo promesso per questa? 600. Mi piace il tuo amico Joe. Ecco i tuoi $400. Passa ancora, ok? Faremo qualche altro affare. Contaci, Mike. Ci vediamo, Mike. Tornerò presto. Va già, bene, ci ragazzi. Ci vediamo. Ecco i tuoi 300. Prendo la mia parte come intermediario. La prossima volta sarai da solo. Ottimo. Grazie, Joe. Casa del vizierigio, sono Vito. Vito, perché non sei tornato a casa ieri notte? Ero così preoccupata. Mamma, non sapevo avessi il numero di Joe. Da quale telefono stai chiamando? Hai parlato con il signor Pappalardo per trovarti un lavoro. Ci vado subito. Speriamo abbia del lavoro per me. Va bene. Buona fortuna, figlio mio. Va bene, ciao mamma. Oh, chiudi la porta, c'è corrente. Cosa vuoi? Sto cercando il signor Pappalardo. Ah, sì? Ma perché? Mi chiamo Vito Scaletta. Il mio vecchio lavorava per lui, sto cercando lavoro e così, eccomi qui. Beh, sei nel posto giusto, figliolo. Federico Pappalardo al tuo servizio. Puoi chiamarmi Derek. Mi sembra di ricordarmelo tuo padre. Un brav'uomo, ma beveva come una spugna. Come se la passa adesso? È morto. Oh, beh. Ce ne andiamo tutti prima o poi, giusto, Steve? Sicuro, Derek. Ti serve un lavoro, eh? Beh, sei fortunato. C'è una spedizione appena arrivata. Steve ti farà vedere dov'è. E ora Ariam sarà fredda la carne. Seguimi. Carica questa pila di casse su quel camion. Quando hai finito, prendi $10. Se qualcosa si perde o si rompe, non prendi niente. Comincia ora e non metterci tutto il giorno. Oh, sarà molto divertente. Chi cazzo vuole spostare casse tutto il santo giorno? Ehi, hai fatto? Sì, fatto. E tienti $10. Ho detto che volevo un lavoro, non diventare uno schiavo. Come vuoi, fuori dalle palle allora. E non farti più vedere da queste parti. Non preoccuparti, ne faccio 100 volte tanto lavorando per la Barbaro Incorporated. Aspetta, hai detto Barbaro? Joe Barbaro? Sì, e allora? Merda, nessuno che lavora con Joe fa lo scaricatore per $10. Che cazzo ti è preso? Vieni con me. Che c'è? Beh, a questo non piace il lavoro manuale. Che cazzo? Dice di lavorare con Joe Barbaro. Stronzate. Se lavora con Joe, perché scarica le casse? Questa me la devi proprio spiegare, figliolo. Dimmi, cos'è questa storia? Mia madre per me voleva un lavoro onesto, ma io voglio i soldi veri. Quindi questo lavoro non fa per me. Le donne sono tutte uguali. Vero, Steve? Sicuro, Derek. Non vuole che passi il tuo tempo con Joe, giusto? Mia madre era uguale, guarda come sono finito. Capo del sindacato. Tutto questo cazzo di porto è sotto ai miei ordini. Come sta Joe? Piuttosto bene. E com'è che l'hai incontrato? Siamo amici dai tempi del vecchio quartiere. Sono appena tornato dall'Europa, mi dà una mano finché non mi sistemo. Senti, devi capire che una persona nella mia posizione deve essere prudente. Certamente. Allora non te la prendi se chiamo a Joe, vero? Fai pure. Ma dove cazzo è il suo numero? Ah, eccolo qui.
Magari non è a casa. Non sarebbe bello? Ehi, Joe. Sì, sono Derek. Senti, ci sta uno qui. Come hai detto che ti chiami? Vito. Vito. Dice che sta cercando lavoro e di essere tuo amico. Un buon amico. Volevo solo controllare prima con te. Ah? Sicuro. Eroe di guerra e stronzate varie, va bene. Allora, grazie. Ci sentiamo. Scusa, amico, dovevo verificare. Joe dice che sei appena tornato dall'Italia. Dovresti riuscire a cavartela. Se vuoi fare un po' di soldi in più, ho la cosa giusta. E i ragazzi qui al porto dovrebbero fare un pagamento mensile al barbiere, ma la metà di loro non caccia mai i soldi. Mi serve qualcuno che li svegli un po'. $10 a uomo. E se... se non gli serve in taglio... Beh, allora dovrai convincerli del contrario. Capisco. E se qualcuno fa casino? A quel punto gli fai il culo. Beh, diciamo che devi dargli una lezione senza impedirgli di continuare a lavorare, capisci? Per questo non è Steve a fare il lavoro. Giusto, Steve? Giusto, capo. Riscuoti almeno $150 e te ne darò 50. Solo per fare due passi, respirare l'aria da mare e incontrare nuove persone. Soldi facili, cazzo, eh? Che ne dici? Sono qui per la quota del barbiere. Ehi, a che gioco stai giocando? Il tipo di giochi in cui paghi ciò che devi e non ti fai male. Perché? Ti dà fastidio? Mi dai fastidio tu! Ora sparisci, se no ti prendo e ti faccio il culo! Ecco i tuoi cazzo di soldi! Sono felice di vedere che hai cambiato idea. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Oh, già, devo essermene dimenticato. La prossima volta cerca di pagare in tempo, ok? Grazie. Ehi, a Derek serve la quota per il barbiere. Sicuro? Ecco qua, io non voglio problemi. Non ridurti all'ultimo la prossima volta. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Senti, stronzo, non sono dell'umore giusto. Vedi di sparire, se no ti faccio male. Non posso, amico. Derek vuole i suoi soldi. Derek può baciarmi il culo. Cosa cazzo pensa di fare? Farmi fuori? Ehi, l'hai detto tu, non io. Perché non ci provi, allora, stronzo? Sì, dammi una cazzo di lezione. Ok? C'è qualcun altro che ha dei problemi a pagare per il cazzo di barbiere? Ecco il denaro, capo. Bel lavoro. Ecco la tua parte. Ti ho visto mentre ti occupavi di Bill. Sei bravo. Steve si è fatto quasi picchiare quando ci ha provato. Vero, Steve? Giusto, Derek. Ecco, un bonus per averlo raddrizzato. Grazie. Quello lì era una vera spina nel culo. Ora levati dai piedi, che ho degli affari importanti da sprecare. E salutami a tua madre. Dille che ti sei trovato un posto come mio nuovo assistente. Sì, lo farò. Ci si vede. Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato. Che succede? Te li ricordi, bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli. Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama Harry Tomasino. Mi sa che ha qualcosa di grosso per noi. Dai, davvero? Cioè, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. Eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, Harry, come stai? Ciao, Joe. E questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, Harry. Garantisci tu? Senza problemi, Harry. Gli affiderai la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No, 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 no. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì, da qualche parte.
Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buoni. Ecco quanto. Ok, ci stiamo. No, no, no. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora, che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto torna qui che ci mettiamo d'accordo. Bene, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Sì, posso aiutarti? Già, salve, signora. Mi manda Harry Tomasino. Dice che potrebbe aiutarmi con un piccolo problema giù all'ufficio amministrazione prezzi. Capisco. Cosa ti serve? Devo entrare stanotte. Va bene, facciamo così. Mia sorella è all'ospedale adesso. Se mi dai un passaggio fino là, ti dirò tutto quello che ti serve sapere. Ed è proprio di fronte all'UAP, così non ti allungo la strada. Certo, nessun problema. L'ufficio è dall'altra parte della strada. Ok, grazie per il passaggio. Grazie, Maria. Ci vediamo. Fedele al giornale e alla radio, se permetti. Ok, ecco l'ufficio del direttore. La chiave dovrebbe essere qui. Bene, ecco la chiave. Ora devo arrivare alla cassaforte. Già capisco. E allora cosa guardi in quella tua fantastica televisione? Cartoni animati, soprattutto. Cartoni. Tutti quei soldi per guardare dei cartoni animati. Già, ci crederò quando lo vedo. Ascolta, stavo guardando i cartoni e mi sono fatto venire un'idea. Beh, allora com'è andata? Non è andata come volevamo. Avevamo un accordo. Ricordi, se qualcosa andava storto prendevi un terzo dei soldi. Vediamo cosa abbiamo qui. Merda. Qualcosa non va? Puoi scommetterci il culo che c'è qualcosa che non va. I buoni che hai preso hanno una data di scadenza. Ed è domani. E che vuol dire esattamente? Vuol dire che non servono a un cazzo. Aspetta. Se riesci a farli avere ai benzinai entro mezzanotte, li videmeranno e potrai riscattarli. Ti conviene portarli a ogni distributore della città. Devono essere incassati entro mezzanotte o siamo fottuti. Se non li vendi in tempo, aspetta non un attimo, non era questo l'accordo? Non hai parlato di date di scadenza? E che ci vuoi fare? Siamo gli allati. Senti, se ce la fai non me ne dimenticherò, credimi. Ora datti una mossa, prima te ne liberi e più soldi ti becchi. Salve! Ehi, facciamo il pieno? Interessano buoni della benzina? Certo, basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema, anche tu tieni la cosa per te. Certo, a me sta bene. Bene, questo era l'ultimo, almeno adesso ho del contante. Oh Gesù. Giosa scrivere, e chi lo sapeva? Abbiamo un altro lavoro. Qualcosa di grosso. Portati un ferro e dei grimaldelli. Alla buon'ora. Ma dove sei stato? A letto tutto il giorno. Ehi, me lo merito un po' di riposo dopo l'ultimo lavoro, no? E cosa le porto, signore? Un caffè. Solo per ora. Ma vedrai che quando lo scopre Alberto, sono cazzi amari per tutti.
puoi credermi. Allora, eh? Ho sentito che non ti è andata bene stanotte. Non è stata colpa mia. È stata ieri. Ehi, ragazzi, fate i bravi. È un giro d'affari rischioso. Se non vi piace, potete sempre andare a spaccarvi la schiena giù al porto. Scusa, Harry, stavo solo rompendo le palle. Per stasera, allora? Tutto a posto per quella cosa che dicevamo? Ora lo sapremo. E sono 2 mesi di troppo! Che cazzo! Voglio i miei soldi! Cazzo, vedo che gestisco un istituto di carità! Fallo, ora! Chi era? Non ti deve interessare per ora. Bene, sentite, c'è uno che deve dei soldi al boss. Ci ha aperto una gioielleria e non glieli sta ridando abbastanza in fretta. Stasera riscuotiamo il pagamento. E in gioielli? Più un piccolo extra. Joe, aggiornalo. La gioielleria è nel centro commerciale in mezzo alla città. Di notte non ci sono guardie. Dobbiamo solo forzare la porta ed entrare. Tu capisci? Sembra un po' troppo semplice. Perché è semplice? Ma perché cazzo deve essere tutto così complicato con te? Parli tu che non sai cambiare una lampadina. Non preoccuparti, ho pensato a tutto io. Ho le divise di una compagnia telefonica. Facciamo finta di aggiustare qualcosa. Va bene, andiamo. Ok, gli rubiamo tutto a quello stronzo. Dobbiamo solo aspettare che faccia buio. Ma che minchia succede? Dai, ragazzi! Gli sbirri saranno qui a momenti! Muovetevi! Brian fottuto O'Neill! Cosa cazzo succede? Pazzo irlandese, che cazzo stai facendo? Barbaro, brutto stronzo, che cazzo stai facendo tu qui? Siete in ritardo, non è rimasto niente per voi. Fanculo, grassone! È la nostra rapina! Se volete uscire di qui tutti interi, è meglio che ci date tutto quanto! Sì, il cartello non lo dicevo che questo posto è di Brian O'Neill, altrimenti mica lo rapinavo. Autoservizio 1031 segnalato al centro commerciale Westside. Rapina in corso. Auto 54, ci siamo. E vi suggerisco di sparire prima che arrivano gli sbirri. Ah, cazzo! Ma c'è il mio culo, ci dà le palle! Porta qui il culo! Ma che minchia aspetto, l'invito del cazzo! Eccoli, sparate! Merda, sta attento! C'è mancato poco. Già, credo di essermi cagato addosso. Dove sono finiti? Devono essere passati di qui! Fanculo, non mi pagano abbastanza. Fanculo, sbirro! Non ho fatto niente! Irlandese, questa grandissima minchia! Che cazzo era quello? Brian O'Neill, pazzo stronzo irlandese, non troppo brillante, di solito fa lo scagnozzo. Non credo fosse lui il cervello dell'operazione. Merda, gli sbirri, via dalla luce! Andiamoci! Tranquillo, dammi la borsa e mi libero io della roba. Va bene, amico, ci vediamo a casa. Cerca di non farti beccare mentre torni. Ciao, carino. Ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da Freddy a pranzo. Capisco. Dormivi quando sono entrata. Peccato. Magari un'altra volta. Ciao. Che spettacolo. Vaffanculo, brutta puttana! Ma torna io... qui, cazzo! Se non sai guidare, statene a casa, al tuo posto! Ehi, non è la ragazza di Joe quella? Beh, una di loro, comunque. Tu sei venuta addosso alla mia macchina, io vengo addosso alla tua! Guarda la mia macchina, cazzo! Ehi, amico, piantala! E tu che cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattene finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è, la tua ragazza, per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu! Un'altra parola e ti spacco tutti i denti. E ora levati dai coglioni, stronzo. Io? Ecco la parola in più. Grazie, carina. Ti devo un favore. Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta. Sì, grazie, ma
Adesso devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. Ehi, ragazzi. Ehi! Hey, Vito, questo è Luca Gurino. Vuole parlarvi. Luca, questo è Vito. Come va stamattina? Molto lieto, signor Gurino. Non c'è bisogno di essere formali. Chiamami Luca. Siedete, Vito. Cosa le porto? Quello che ho preso io. E muoviti. Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi. È bella storia, cazzo. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. Ah, salute. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso vi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe? Sto parlando di eliminare qualcuno. Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice di farlo. Sono stato in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere. Persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente. Sì, mi piace. Ma stai parlando dei crocchi, giusto? Sai, i cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene. Ci serve gente come voi. In grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo e magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? 5.000 a testa. È una fottuta fortuna! Ehi, nessuno ha detto che costava poco. Ma fidatevi. I benefici compensano largamente i costi. Lascerò decidere a voi. Henry vi aggiornerà sul resto. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere. Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Capo, sì, io giuro... Ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un auto affare. Allora, Harry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi Grazie. Serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede intoccabile. Ah, e lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo e appena quello stronzo si fa vivo, boom! Tanti saluti. Come facciamo? Con una MG42. Ah. E dove la prendiamo, una MG42? Harry. Sì. È un veterano come te. Ha un piccolo negozio d'armi privato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa, dalla cervottana al bazooka. E non serve nessun cazzo di porto d'armi. Ok, io e Joe andiamo all'appartamento. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato, digli solo che ti mando io. Poi raggiungici all'appartamento, a Sand Island, l'edificio di fronte alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, dopo. Buona fortuna. Sì, che c'è? Harry Tomasino mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Va bene, entra. Ela? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già, hai la sua roba? Bene, eccola qui. MG42, fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo, una bellezza. Ben 12 chili. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto, la più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so cosa dovete sparare.
Ma a meno che sia in un cazzo di carro armato, beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa? No, grazie, le conosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va? Aspetta, mi prendi in giro? Aspetta, aspetta. E dov'eri? In Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Husky. Ma dai! In che unità eri? 504esimo para. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce! Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... E mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. No, oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. E tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare e è morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia. E com'è che parli così bene? Arrivano, quelle auto nere. Vito, mira il bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Delle armi lassù, a quella finestra! È lui, Vito. Uccidi quel grassone. Andiamo a prenderti, porcellino! Vito, copri! Oh, cazzo, attenti! Tutto qui quello che sai fare! In casino, in guai! Stai bene, lo prenderemo! Dai, andiamo! Muori, bastardo! Vito, copri! Sei morto! Oddio, no! Hai imparato nell'esercito! Vito, copri! Ok, premi il pulsante, Vito.
Che minchia fai, Joe? Cosa? Oh, sete. È roba buona. Dovreste provarla. Vai pure, ma io non bevo sul lavoro. Eccoli che arrivano! Vedo, Bob! Hanno dei drops! Bene, vieni! Vai un esercito! Vito, giù, fate qualcosa! Non possiamo cazzeggiare! Muoviti, io ti copro! Non uccidetemi! Vi prego, sono sposato! Non fatelo! Però è tutto quello che volete! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente ti manda i suoi saluti. No! Cazzo! Ma che cazzo ti dispiace? Harry, stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo! Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio! Già. Figlio di... Sta perdendo sangue dappertutto. Portatemi dai Greco! Il fottuto pettore! Il fottuto dottore, idiota! Ok, calmati, saremo lì in un minuto. Quello Greco vive a Hybrook. Siamolo alla macchina. Madonna santa! Pesi più di quanto sembri! Oddio! Oh, cazzo! Sei il Greco, il dottore? No, sono il Greco, il pittore, cazzo! Il mio amico sta morendo dissanguato. Grazie, dottore. Oddio, dobbiamo un favore. Portatelo dentro! Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendili. Devo anche aspettare, ma grazie. Grazie di tutto. Ti rimetterai. Già, lo spero. Io rimango qui con Eric. Ci vediamo più tardi. Va bene. Vito, oh, come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello! Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato a noi. Senti, ora non importa, prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Fanny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito, grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo, qualcosa inventerò. Va bene. Dalle un bacio da parte mia, ok? Riguardati, Vito. Vita Scaletta? Sì. Che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di razionamento. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non gliel'avrei certo detto. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo delle mie altre attività. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto la cui gravità lei, signor Scaletta... Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Era una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi, mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta. Per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale.
all'inferno, ragazzi! Sì, carne fresca! Sì, benvenuto, piccino! La prigione federale, ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila! E niente stronzate o peggio per voi. Mi dispiace, problema non posso. Non parli la mia lingua? Vieni, ti insegno io. Allora, ti piace, schifoso bastardo? Ora alza quel culo e torna in fila. Per favore, muoviti! Ehi, furboni, non farmelo ripetere. Torna in fila. Muoversi! Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. Ascoltate bene, stronzi. Sono il capitano Terrence Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani, là fuori. Non illudetevi. Adesso il vostro culo mi appartiene. E farete quello che dico, oppure ve ne pentirete! Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno! Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo! Ve l'assicuro! Ok, coglioni! Ora vi libereremo! Giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi. Benvenute dal parrucchiere, signorine. Diventerete un vero schianto. Ehi, anche io? Ma se non ho neanche un capello. Chiudi il becco, cazzone. Ok, andiamo. Ehi, testa di merda! Fai quello che ti si dice! Benvenuto a casa, tesoro! Entra! Spegnere le luci! E non fate casino, teste di cazzo, se ci tenete alla pelle! Ma sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscio. Avrei preferito evitare pallottole in Europa. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Io ti conosco. Sei l'italiano che era con Barbara nella gioielleria. Sono in questo buco di merda per colpa tua. Sei finito dentro perché sei uno stupido pazzo. Mamma aveva ragione. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Così posso fartela pagare con gli interessi. Pare interessante. Vuoi fare una scommessa? Ti spacco il culo, mangia spaghetti! Cassagli la testa! Tu e il tuo amichetto Barbaro siete morti! Sarà più facile di quella volta che ho infilato una patata in culo a tua madre. Indietro! Ok, basta così, smettetela! O finirete tutte e due nel buco! Ti daremo un po' di tempo per riflettere su quello che hai fatto. Chiudere. O'Neill quasi mi staccò la testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, quando sei dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere? Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire.
Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente. Dice che lei può aiutarmi. Fanculo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto all'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione. E chissà, magari finisce che impari due o tre cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi. Adesso si va in scena. Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere e sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi, iniziamo. Gioco di gambe, Pepe, gioco di gambe. Se la cava. Minchia, che colpo. Bravo. Ehi, è un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito. Vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe è qui e lui non conta. Niente male. Bene, ragazzo. Bravo. Fammene altri due. Ottimo, Vito. Un altro. Quello faceva male. Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente. Per oggi basta così. Ottimo lavoro. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato, ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh, non ci posso credere, quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro, Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto, è sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già. Tipo 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire... beh, sai, la vita. In ogni caso, è un'informazione interessante. Quando si saprà, Alberto e Luca dovranno dare qualche spiegazione. A chi? Cristo. Non ci pensare, ne riparleremo in un altro momento. Guarda dove vai, Bianco. Mi avresti visto arrivare se i tuoi occhi fossero ben aperti, coglione. Galante, disonesto diavolo Bianco. È un piacere anche per me, signor V. Disonesto. Hai scommesso sul tuo uomo e ha perso. Funziona così in questo paese. E allora, V, propone rivincita. Sì, possiamo organizzare. Tu ci stai, Vito? Un cinese. Dategli uno sgabello e mandatemi qui. Va bene, V, pare che avrai la tua rivincita. E stavolta niente stronzate da musi gialli. Ascolta, i gialli sono piccoli e bastardi. Non cercare di mandarli subito al tappeto, non avresti speranza. Ok, quindi che devo fare? Colpi veloci, cerca di sfiancarlo. Quando sarà stanco abbasserà la guardia e potrai andarci giù pesante. Adesso vai e fagli vedere chi sei. Quando Vito avrà finito di mangiarsi il vostro amichetto, glielo regalerete un dolcetto della fortuna? Ai, non accadeva se lui usava stile della tigre. Ehi, ascolta. Il signor Galante dice che Vito oggi ha la giornata libera. Ok, ma non ti ci abituare, Scaletta. Ok, dai, vieni con me, Vito. Buongiorno. Buongiorno, signor Galante.
Niente allenamento oggi? Non proprio. Siamo stati sfidati dai negri e non voglio rischiare che Pepe prenda troppe botte prima del grande incontro con O'Neill. Quindi, combatterai tu. Sarà un buon allenamento. E dai! Allora, devi affrontare un osso duro, ma non tanto sveglio. Uno che combatte con il cuore, non con la testa. Fallo fesso. Lui abbasserà la guardia e tu lo manderai al tappeto. Forza, non farmi fare brutta figura. Ma guarda qui. Dovrò dare una lezione a questo straccetto pallido. Lo colpirò così forte che lo sentirà anche sua nonna. Comunque vada, è l'incontro più difficile che questo buffone affronterà mai. Andiamo, Vito! Fai vedere chi sei a sti barboni! Così si fa, fratello! Ora, Vito, prendilo e finiscilo! Perfetto, ragazzo, mandalo a... Minchia! Era quasi tuo! Un lavoretto niente male, figliolo. La tua parte te la sei meritata. Ehi, arrivo un secondino! Che cazzo è questo, il circo dei cretini? Dai, andiamo, Scaletta. Hai una visita. Ciao, Vito. Ehi, Franny. Come stai? Sto bene. Davvero bene, grazie. Allora, come va? Beh, ti devo dire una cosa. Sto per sposarmi, Vito. Oh, Madonna, magnifico! Certo, avrebbe dovuto chiedermi permesso, ma sono contento per te. Insomma, Vito, guardati! Sei in prigione. Com'è potuto succedere? Sono stato già giudicato in tribunale. Non farmi la predica. Ok? Dai, smettilo, ok? Vito, c'è ancora una cosa. Mamma. Che c'è? Che cosa? Mamma è malata, Vito. Sta male da settimane ormai e non migliora per niente. Senti, Franny. Vai da Joe. Sta tenendo del denaro per me. Cerca il miglior dottore sulla piazza. E tieni il resto come regalo di nozze, va bene? Vito! No, davvero. A me non servirà per un bel po'. Prendete cura di mamma. E dille da parte mia che io le voglio bene. Lo farò. E grazie, Vito. Ciao. Andiamo, Scaletta. Quei cessi non si puliranno da soli. Quindi sei tu la nuova donna delle pulizie. Seguimi. A tu sto cuore in grado chiudi spietta, farmeno un po', farmeno un po'. A tu il fuoco coce ma si fuia. Eccoci qua. Voglio potermici specchiare. Sbrigati. A tu il fuoco coce ma si fuia. Allora, senti, ora, tutti quanti, tranquilli. Ok, basta così. Adesso vai pure a raggiungere gli altri animali nelle docce. Forza, bene, Monkey. Scaletta. Che ne dici di toglierti i vestiti e darti una ripulita? Che fate qui? Muovete il culo! Ehi, Frankie. Dobbiamo occuparci di una cosetta qui. Perché non te ne vai a fumare? Sicuro. Divertitevi, pervertiti schifosi. Mi piacciono le tue cicatrici, carino. Come te le sei fatte? Ehi, coglione, hai scelto il culo sbagliato da trapanare. Possiamo farlo con le buone o con le cattive. Scegli tu. Ho un'idea migliore. Perché non vai a fottere i tuoi amici? O meglio, vai a farti fottere. Ok, direi che hai scelto le cattive. Inizia la festa. Fallo di nuovo, biscottino. Mi hai... Cazzo, tipo combattivo, Forza, John, non abbiamo tutto il giorno.
cazzo sta succedendo? E dov'è Frank? Forza ragazzo, sai cosa fare. Ah, questa è arrivata oggi. Leggila, sembra importante. No, 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 no! Cazzo! Mia madre era morta mentre Francesca era venuta a farmi visita. Invece di usarli per un buon dottore come regalo di nozze, tutti i miei soldi erano finiti in un funerale. Ehi, il signor Galante vuole parlarti. Seguimi. Felice di vederti, ragazzo. Che diavolo è successo? Agli irlandesi piace giocare sporco. Ieri due di loro hanno assalito Pepe. Erano ben più di un paio. Beh, in ogni caso, non gliela faremo passare liscia. Che avete in mente? Pepe ha preparato tutto. Ci è voluto un po' per convincerlo, ma adesso Neil è da solo in palestra. Le guardie non torneranno per un po'. Devi solo dargli qualche pugno e spezzargli un paio d'ossa, come hanno fatto con me. Chiaro? Ok, chiaro. Bene, vieni con me. Buona fortuna, figliolo. Io aspetto fuori. Se arrivano i secondini, ti avverto. Ok. Bene, vai. Ehi, O'Neill. Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Proprio l'uomo che volevo incontrare. Vieni avanti, signorina! Ancora! Più forte! Bel colpo, Mary! Stavolta non ci sono guardie a salvarti! Stavolta ti faccio fuori sul serio! Gesù, ma di cosa cazzo sei fatto? Devi fare meglio di così, femminuccia! Non credo proprio! Riprovaci, bamboccio! Ne hai avuto abbastanza! Chiudi quella cazzo di bocca! Tutto bene. Non scoprirono mai chi era stato. Leo fece in modo che finissi nella sua cella. Beh, più che altro una suite. La vita migliorava a vista d'occhio. Allora, Vito, cosa farai quando uscirai da questo buco di merda? Non lo so. Ma non tornerò a lavorare per Clemente, poco ma sicuro. Già, meglio se ti dimentichi di quel vecchio bastardo. Credimi. Alberto è un pezzo di merda. Puoi stare certo che quell'avvocato che ti ha pagato doveva solo assicurarsi che tu non facessi la spia. Ma fidati, la pagherà. Far entrare qualcuno nella famiglia per soldi come ha fatto lui è contro le regole. Avrà un bel po' di cosette da spiegare. Ok, pensavo che fosse il boss. Chiaramente non sai come vanno le cose da queste parti. Vedi, c'è più di una famiglia che opera in città. Ce ne sono tre. Ogni famiglia controlla il proprio territorio. Esistono delle regole. E quando ci sono delle divergenze, i boss si riuniscono per risolvere i problemi. È la commissione. Perfetto. E io? Sono nei guai? No, no, proprio per niente. Sei giovane, furbo e a quanto pare sai tenere chiusa la bocca. Sei proprio il tipo di persona a cui tutti darebbero lavoro. Sì, ma non so nemmeno chi sono gli altri. Ci sono altri due boss oltre a Clemente. Uno è Carlo Falcone e l'altro è Frank Vinci. Carlo è giovane e ambizioso. Quello è un pazzo di merda. È sangue nuovo, mentre Don Vinci è un uomo d'onore. Rispetta le tradizioni. Li conosce? Diciamo così. Sono un consigliere di Frank Vinci.
Per te essere un normale vecchietto porta a questo. Ma senti, io esco fra qualche mese. E allora vedremo come fare per aggiustare la tua sentenza. Pepe, vieni, assaggia un po'. Galante non mentì. Riuscì a farmi uscire. 2 anni e mezzo prima, per essere precisa. Joe veniva a trovarmi e mi raccontava cosa succedeva fuori. Appena uscito dal cancello, è stato come trovarsi in un mondo nuovo. Ehi, sei scappato di prigione. È bello vederti vestito normale di nuovo dal lato giusto delle sbarre. Bentornato a casa. Entra, entra. Ti dirò, amica, è cambiato un sacco da quando sono via. Già, immagino di sì. Ah, nulla di che, ma ti ho trovato un appartamentino come volevi. Grazie. Ora ho una sorpresa per te. Stasera usciamo a festeggiare e ti presenterò qualcuno. Per me va bene. Avrai bisogno di un po' di soldi finché non ti sistemi. Se vuoi, ho anche un bel ferro per te, Vito. Ecco, fa sempre comodo. Allora, cosa vuoi fare ora che sei un uomo libero? Tu cosa credi? Tornare a lavorare con te? Va bene. Avevo paura che ti avessero messo in regola. No, anzi, ho imparato molto mentre ero dentro. Ho le idee più chiare su come funzionano le cose. Bene, bene. Ma anch'io non sono rimasto con le mani in mano mentre eri dentro. Non preoccuparti, ti darò tutte le dritte del caso, come sempre. Bene, che aspettiamo? Allora andiamo. Minchia, non mi aspettavo tanto entusiasmo. Ma sì, che diavolo. Forza, andiamo a vederlo. Ok, eccoci qui. Sono sicuro che le piacerà. Io stesso vivo in un appartamento molto simile. Come può vedere, c'è anche il telefono, senza alcun costo aggiuntivo. Ed ecco il bagno, pulito e moderno, con tutta l'acqua calda che uno può desiderare. E questa è la camera da letto padronale. E il letto padronale è comodo, c'è abbastanza spazio per 2, forse 3. E non cigola, detto tra noi, una gran comodità. Spero proprio che le piaccia il nuovo appartamento, signore. Se ha qualche domanda, non esiti a chiedere. Solo una. Lei quando se ne va? Ora, se vuole scusarmi, devo andare da un altro cliente. Arrivederci. Già, ci vediamo. Cavolo, pensavo che non venivi più. Non male, bella stoffa. Grazie. Allora, qual è il piano per stasera? Lo scoprirai. Viene a prenderci un mio amico. L'ho incontrato mentre eri in vacanza. Mostragli rispetto, è una persona importante. Sì? Lo vedrai, sta arrivando. Ehi, Joe, eccomi qui. Come va? Niente male, niente male. È questo l'amico tuo? Già, questo è Vito. Vito, questo è un mio amico, Eddie Scarpa. Molto piacere, Eddie. Piacere mio, Vito. Ok, gente, muoio dalla voglia di bere, andiamo. Ho parlato di te con Leo Galante. Mi ha detto che sei uno affidato. Ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma ha detto tra noi, perché voi siete in questo giro? Voglio dire, ognuno ha le sue ragioni. Beh, sì, sì. Non voglio finire come i vecchi, come quelli del nostro quartiere, siccome nessuno mi aiuta. Oh no! Ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Sì. Oh, ok, sì. Ok, sparisci, baby. Allora, Vito. Lavoro per Carlo Falcone e vogliamo espandere il nostro giro d'affari. Ho lavorato per noi per un po', visto che sei suo amico, pensavamo di fare anche a te la stessa offerta. Che ne dici? Sì, certo che mi interessa. Va bene, propongo un brindisi. Ai nostri ragazzi, vabbè, è un brillante futuro insieme. Saluta! Ragazzi. Non posso bere troppo stasera, ho degli affari da sbrigare.
Siete pronti ad andare? Oh. Vedo! Sì, andiamo! Ehi, alzate giù! Vado a casa. Buonanotte, maldrago. Ma che minchia è questa pozza allora? Eh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Potts. Cosa? Quello stronzo ti ha vomitato in auto? No, no, è nel bagagliaio. Cosa? Cosa? E da quando affari da sbrigare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, calma, ti vedo. Ehi, aspetta, ci inventeremo qualche cosa. Bene, ci siamo. Vedo, apri il bagagliaio. È uno scherzo. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Ma... che minchia scarpe nuove! Gesù Cristo! Ah, oh, buon Dio onnipotente! Da quanto tempo è qui dentro, Eddie? Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso! Non riesco a sopportare la puzza! Che bentornato del cazzo! Ehi, ecco la fossa. Proprio qui. Su, dentro. È fatta, finalmente. Oh. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Ehi, dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare e nemmeno Ed sarà di grande aiuto. Ho capito. Ehi, gente, che ne dite di un po' di musica, eh? Stai scherzando, vero? Good night, sweetheart. Well, it's time to Questo non faceva parte della pezza del bentornato, ma si sta bene qua. Good night, sweetheart. Well, it's time to Sì, non ti piacerà così tanto dopo che ti avrò colpito con la pala. Scusa, Vito. Non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie. Ti devo un favore. Lascia qui l'auto di Eddie, così può tornare a casa. Sei un bravo uomo, Vito. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana! Forza, chiamiamo un po' avuto abbastanza, Eddie. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, Vito. Buonanotte. Ma che cazzo? Ehi, Vito, sveglia, sveglia! Cristo! Marte, smettila di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo! Vito, vieni giù! Oh, Cristo. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone di Woodpecker. Quello era Marte. Ricordi quel ragazzino, mio vicino della vecchia sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Guido. Dove andiamo? Riverside. Va bene, Riverside sì. E adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di Reds. Passami una stecca di Reds, Vito. Così va meglio. Ecco qua.
Ehi, che fortuna! Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Bingo. Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Vendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo un affare. Tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti interi. Senti, amico, se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio e dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibilità. Vattene ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da 2 soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo. Ok, ragazzi. È ora di una svendita col boss. Merda. Joe! Cazzo! Che mi dici ora, ciccione? Che te devo dire? Avanti, sali su quella macchina e andiamo. Va bene, becchiamo uno di questi coglioni e damogli una lezione. Accelera, Vito, si sta allontanando. Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così non va. Merda, e ora? Minchia, dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamalo. Ma che minchia fai? E non fare il bambino. Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando, ecco, questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un branco di checche? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno. Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato 2 testoni per quel furgone e le rivoglio. Per vostra fortuna, cazzone, c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Risolveremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Vabbè, Crazy Horse, so bene. Steve porterà dei ragazzi. Vi faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. A niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, Eddie, non preoccuparti. Ci penso io. Ehi, hey, Steve. Ehi. Hey. Ehi, ragazzi. Marty, che ci fai qui? Ehi, Joe. Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. L'hanno raffinato e gli hanno rotto 3 denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto sta l'altro zitto. Giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo. Forza, ragazzi! Ehi, hey, avanti! Adesso o ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni! Che cazzo era? Cazzo, che bello! Ok, basta così. Lasciamogli un piccolo regalo. Così imparano. Già. Va bene, ora andiamo alla fonderia.
Ehi, come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo... Bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzi. Merda, sono armati! Facciamoli fuori! Prova ad andargli alle spalle. Siete troppo teneri, ragazzi. Ormai è nostro. Oh, sì, si fa! Va bene, laggiù! Non voglio morire. È merda, non vedere! Ti ammazzo! Bene, Vito, vai, vai! Vaffanculo, pezzo di merda! Ehi, stronzo, vedi di non morire finché non è tutto finito! Sono un grande! Il prossimo colpo è solo per te! Oh. Ah, bel colpo! Ormai è nato! Oh, e io non potrei incazzare! Nell'esercito. Ci vediamo all'inferno, stronzo. Sentite, abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno. Mai più. Beh, e ora, Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Merda, come li tiriamo su due testoni per Eddie? Lo sai quanto vale una macchina come questa? Minchia, Vito, sei un genio! Allora? Ecco. Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogati de merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Eddie. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure è tutto? Sai, dovrei fare una cosa. No, è tutto per oggi. Se mi serve altro, vi chiamo. Pronto? Vito, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar. E cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene. Ci sarò. E la domenica è fottuta. Ciao, Eddie. Ciao, Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito! Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marciare in galera. Bene, perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Beans e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Frankie l'Irlandese. Ok. Beans è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Che vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy se lo segui per vedere se è coinvolto. E poi? Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Dove pensi che andrà? Ah, non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi.
di Clemente, ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, deve entrare là senza farmi vedere. La fogna. Forse è di là. Forse riesco a toglierla. Mio Dio, che puzza! Merda, quel cane può essere un problema. Solo per delle bistecche credo che ammazzerò qualcuno. C'è qualcuno là? Non c'è nessuno là, hai visto? Quindi stai zitto o ti usiamo per le polpette. Stupido botolo. Merda, eccoli là. Ora sei il mio piccolo stronzo pelle ossa. Che non sappia della droga. So dove avete preso i soldi. Falcone pensa di aver messo su una buona attività, ma non se la caverà. Allora, come l'avete portata negli States? Io non so niente. Sono solo un contabile. Non prendermi del culo, stronzo. Vuoi finire come il tuo amico qui? Su, guardalo. Guardalo bene. Ti crede più forte di lui? Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine e poi ti tretiamo. C'è solo da vedere se magari sarò abbastanza buono da ucciderti prima, stronzo! Oh. Che cos'è questa minchia di puzza? Oh. Ehi, c'è qualcuno laggiù! E tu che cazzo sei? Minchia, chi sei, capitan sacco di merda che è venuto a salvare il mondo? Chiudi quella cazzo di bocca! Ehi, io ti conosco. Sei l'idiota che girava con quel coglione di Barbaro. Pensavo che stessi ancora marcendo in galera. Ma cosa cazzo credi di fare qui? Mi manda Falcone. Non è contento che stronzi su chiagazzi provino a trasformare i suoi ragazzi in carne attrita. Così ti sei messo con Falcone, eh? Beh, sai che ti dico. Se sapessi davvero come stanno le cose, preferiresti essere ancora in prigione. Ma comunque ora non importa. Ragazzi, lo lascio a voi. Giù, andiamo! Muori, rotti in culo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati. Oh, tirami giù, andiamo! Grazie, Vito. Ti dobbiamo un favore. Ti manda Eddie? Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok.
Ok, però non vi scordate di me, ok ragazzi? Quel succhiacazze si piscerà sotto. Che succede? Li avete già uccisi? Già, sono morti. E indovina che tocca. Un sacco di gente con un sacco di pistole sta già venendo qui. Merda, è troppo tardi. Arrivano. Vito, fagli vedere che sai fare. Bel colpo, Piccio. Bene, bel lavoro. Ora prendiamo quel cazzone. Cazzo. Fottuto figlio di che. Dai, cazzone. Pensi di essere furbo, cazzo? Pensi di essere tanto furbo? Avanti, prova. Figlio di puttana, che sta facendo? Vieni qui, bastardo! Cazzo! Ora te faccio vedere com'è, brutto stronzo! Figlio della puttana, buono a nulla! No! Aspetta! No! Mi diverto un po' con Luca prima di tritarlo. Puoi farlo anche tu? Grazie del pensiero, ma... Non ti piace vedere il sangue, eh? No, non mi piace vedere Luca. Ti capisco, ma non sai che te perdi. Mi sa che inizio con quel pungolo per il bestiame di cui blaterava. Già, Eddie voleva che me ne occupassi di persone. Non preoccuparti, così ci vorrà solo un po' più di tempo. Sto minchione non merita una morte rapida. Non posso darti torto. Ok, allora vado. Puzzo come un cesso, devo lavarmi. E di Ed di non preoccuparsi di Luca. E Vince, apri la porta, è tutto finito. Tu? Sei ancora vivo? Già, che ti aspettavi? Senti, prima di andare a casa, vuoi darmi una mano con la bella addormentata? Lo sai? Non è affatto male come idea. Oddio, oddio, oh, ma che minchia! Sei tu che puzzi così? Vito! Oh, Cristo, perché non ti sei fatto un cazzo di bagno prima di tornare? Ti hai detto tu di tornare appena finito. Pensi che mi piaccia? Ok, ok, com'è andata comunque? È fatta. Bene, e i nostri ragazzi, li hai trovati? Sì, Luca li teneva nel macello. Anche è morto, ma Bols e Ben stanno bene. Li stava interrogando quando sono arrivato. Qualche testimone? Nessuno, a parte una decina di guardie del corpo di Luca. Ok. È stata dura. Già, mi sa anche a me, ma ehi, te la sei cavata e sei arrivato qui tutto intero, giusto? Allora vai a darti una lavata prima di rovinare l'appetito a tutti. E brucia quei cazzo di vestiti che hai addosso, santi Dio. Ehi, Vito, ce l'hai fatta? Ehi, Eddie. Oh, bel vestito. Ehi, che succede, ragazzi? Perché gli abiti da festa? Vito, stasera il signor Falcone ci fa entrare nella famiglia. Io e te ci promuovono. Ma dai, stasera? Già. Davvero? Oggi. Perché non me l'hai detto prima? Che dobbiamo fare? Lo scoprirai. Ma prima c'è una persona che vuole fare due chiacchiere con te. Leo, che bello rivederti. Che ci fai qui? Ehi, ragazzo. Volevo parlarti di quello che succederà stanotte. Vieni a sederti qui. Va bene, certo. Ehi, grazie ancora per il tuo aiuto e per avermi fatto uscire di prigione. E ora mantengo la seconda promessa che ti ho fatto. Seconda promessa? Già. Ti avevo detto che quando avremmo reclutato avrei fatto il tuo nome, no? E ora è fatta. Tu c'entri qualcosa con questo? Ma lavori per già. Frank Vinci? Sarebbe stato bello averti nella famiglia, ma ho pensato che Joe è il tuo miglior amico. Siete cresciuti insieme, come me e Frank. E dato che Joe ha lavorato per Carlo, quando tu stavi dentro, io ho suggerito di prendere anche te, insieme a lui. Grazie, Leo, io... Non devi dire non so proprio dire. Niente.
né a me né a nessun altro. È così che funzionano le cose, Vito? Sì. Ora andiamo. Meglio non farli aspettare. Va bene. Ci vediamo di sopra, ragazzi. Di che parlavate? Niente, solo abbiamo parlato dei vecchi tempi. Come quando a Leo gli è caduto il sapone? Ok, 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 basta così, andiamo. Cazzo. Siete proprio due bambini, giuro su Dio. Ok, aspettate qui. Statemi a sentire. Vi chiamo uno per volta. Quando siete dentro, fate quello che vi dicono, ok? Joe, entra. Ehi, in bocca al lupo. Va bene, tocca a te, Vito. Signori, questo è Vito Scaletta. Vito, sappi che questa famiglia noscia è cosa segreta. Stai entrando in un gruppo ristretto. Un gruppo che non esiste per tutto il resto del mondo. Da oggi la famiglia noscia sarà per te più importante della famiglia tua, o di Dio, o del paese. Se ti dico di uccidere tuo fratello, tu lo uccidi. Fammi vedere quale dito preme il grilletto. Ripeti dopo di me, Vito. Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. A me conosco. Signori, vi presento il nostro nuovo amico, Vito Scaletta. Sono molto contento di avere con noi questi due uomini bravi e capaci. E sono felice di averli accolti in presenza dei nostri stimati ospiti, tra cui Don Frank Vinci. E come suggerisci... Mi chiederete perché volessi rischiare ancora dopo quasi 7 anni di galera. Dove sono cresciuto, le persone importanti avevano le palle per prendersi ciò che volevano. Verrai pagato per i tuoi servizi da Eddie. Vuoi aggiungere qualcosa, Frank? Qualunque cosa facciate, signori, state lontani dalla droga. Niente droga. È la nostra politica. Se fanno un sacco di soldi... Dopo anni passati a fare il lavoro sporco di qualcun altro, ero pronto a rischiare per essere finalmente qualcuno. Pronto. Ciao Vito, sono Eddie. Ciao Eddie, come butta? Ho bisogno che tu venga subito da Joe. Sì, ok, che succede? Non posso dirtelo al telefono. Va bene, arrivo subito. Li ha attaccati con una mazza da baseball e credo che se la siano fatta addosso. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Vito. Marty, che ci fai qui? Joe ha detto che mi portava con voi perché mi sono comportato bene con gli impomatati. Ti portavo con noi a fare che di preciso? Ti stanno aspettando. Già, beh, ci sentiamo più tardi. Già, quello Vito è un pezzo grosso. Signor Falcone. Ciao Vito, siedete. Ragazzi. Allora, che succede? Ho sentito di come ti sei liberato di Luca, Vito, bel lavoro. Grazie a te ora abbiamo le prove che è stato clemente ad attaccare i nostri ragazzi. Finora non potevamo fargli nulla apertamente. Si è fregato da solo. Ha preso e torturato i nostri ragazzi e ciò significa guerra. Qualsiasi cosa facciamo, ora mi posso giustificare davanti alle famiglie. Alberto lo sa.
Si muoverà in fretta e cercherà di aggredirci per primo. Allora dobbiamo eliminare Clemente. Esatto. Clemente ha preparato un incontro importante all'Hotel Empire Arms oggi. È l'occasione per liberarci di lui e dei suoi luogotenenti. Ma certo! Entriamo e ammazziamo un po' di uomini armati fino ai denti in pieno giorno e nel miglior hotel della città. Ci ho preso? Non preoccuparti. Ho un piano. Cazzo, Joe, mettela via! Distaccamo, è ok. Devo solo premere questo. Per l'amor di Dio, mettila via subito! Ma ok, che sei, ok. Che sei un cagasotto. Ok, ok. Entriamo tranquillamente e facciamo saltare il miglior hotel della città. Non è esagerato? Non preoccuparti, non è così potente. Non fa saltare l'edificio. Ma quelli che sono nella stanza dove esplode sono fottuti. Come sapremo quando farla scoppiare? Con una piattaforma da lavavetri. Potremmo quasi vedere mentre esplode. Da quando sei intelligente? Ok, ragazzi, conto su di voi. Se tutto fila liscio, mi aspetta una bella cosa. Quando è finita, chiamate Eddie a questo numero. No, oh, tra l'altro, oggi ho chiuso il bar. Semmai Alberto vuole tentare qualcosa. Ehi, in bocca al lupo. Ehi, è il ragazzo all'ingresso? Chi? Marty, dici? No, non fa parte dell'organizzazione, così era sta fuori. Voglio dire, perché è qui? Secondo te? Ci serve un autista per scappare e qualcuno che ci copre le spalle. Ma cos'è che c'hai contro di lui? Lo conosco da quando era piccolo e mi ha salvato il culo dagli impomatati. Ma stavolta non siamo contro dei sacchi di merda ubriachi. Stiamo per attaccare la famiglia più potente della città e tu porti un ragazzino. Quanti anni avevi tu quando hai cominciato con sta merda? Sembri un vecchio cacasotto. Senti, Vito, aspetterà fuori nell'auto e ci porterà via, tutto qui. Non sa nemmeno che stiamo a fare là. È un bravo autista ed è proprio quello che ci serve in questo momento. Ok, Joe, come vuoi. Ma te lo dico subito. È una pessima idea. Va bene, io e Vito entriamo e facciamo quello che va fatto. Tu ci aspetti qui. Quando senti un bel boom, accendi la macchina perché dovremmo andarcene di corsa. E quella pistola non ti serve a meno che qualcuno ci segua, ma non credo proprio che lo faranno. Ok, ok, ho capito, Joe. Clemente ha preso tutto il 18° piano e il 3° dal tetto. Ci sono un paio di suite e sale riunione lassù. E guardie. E come ci arriviamo? Dal retro, dalla lavanderia. Cos'è? Vuole farti le mutande prima di farlo? Genio! La riunione non è ancora iniziata. Prenderemo le uniformi di quelli dell'hotel e andremo a fare un po' di pulizie. Sul serio? Da quando sei quello intelligente? Ma vaffanculo! Dentro dovrebbe starci uno che ci aspetta con le uniformi. Andiamo. E non vogliamo casini prima che arrivi Clemente, quindi vedi di non fare niente di stupido, va bene? Lo dici tu a me? Stai qui! Ah, l'ultima ruota del carro. Ah, merda, è chiusa! L'idiota doveva lasciarla aperta. Ehi! Sì? Tu hai visto Ting Lao? Non credo che dovresti stare... Beh, dov'è lui? Lui pausa sigaretta. Un altro minuto e facevi tardi al tuo funerale, porca puttana. Scusa, stavo... Va bene così, basta che te le vedo alle palle. Vito, un'altra cosa. Ecco, metti questi. Stai scherzando, vero? Così non ci riconosce nessuno. Metteli. Evviva. Ripulite questo casino del cazzo, stronzi. Pulite questa merda, ok? Se qualcuno scivola si rompe il collo. Andiamo, muoviti. Ehi, ragazzi, avete altro da fare al piano di sopra? Muovetevi! Ehi, Ricci, vieni con noi. Era Harry, cazzo. Sì. Ok, ok. Andiamo su prima che torni. Era un po' che non vedevo Harry. Non è cambiato per niente. Già. Spero che non torni prima che abbiamo finito.
e Reuno a posto, anche se lavora per Clemente. E se invece torna? Non pensarci nemmeno. Mi sento un idiota con sta roba sulle labbra. Già, beh, che succede se incontriamo uno che ci conosce? Così non ci riconosceranno. Cazzo, lo spero. Era ora, cazzo. Dove diavolo eravate? Qualcuno ha rovesciato della roba in sala riunioni. Questi due sono qui per pulire il... casino. Il casino? Ah, quel casino. Va bene, entrate pure voi due. Uno dei tizi che erano qui prima, lui è inciampato e caduto. Quel poveraccio ha sbattuto forte la testa. 5 o 6 volte. Quindi ora c'è sangue dappertutto, cazzo. E abbiamo una riunione che inizia tra poco. E voi dovete pulire questa merda e dovete farlo in fretta. Fottute cazzone! Ehi, datti una calmata, eh? Non rimarranno in giro a darti fastidio ancora a lungo. Oh, merda, cazzo. Il giallo. Blu. Positivo. Positivo. Il rosso che va col... negativo. Il blu incrocio. Perfetto. Ok. La parte difficile è quasi finita. Avanti, cazzoni, sbrigatevi! Sembra che avete finito. Va bene, potete andarvene. Quello è Clemente. Potevamo farlo fuori subito. Avessimo avuto una pistola. Già, e così poi loro ci facevano fuori in 2 secondi. Rilassati e segui il piano. Vito, aspetta, ho dimenticato una cosa. Ecco, questo è per te. In caso qualcosa vada male. Molto bello. Gran bel pezzo, eh? Collo 1911, caricatore modificato. Che diavolo hai? Tiene 23 proiettili e si scarica subito. E non perderla. Ce ne sono solo 2 in tutto il mondo. Grazie. Figurati. Ora dobbiamo andare alla piattaforma dei lavavetri. Vieni. Tutti e 2. Una gran bellezza. Che cos'hai da guardare? Meglio che ti rilassi o ti do un merda. Cazzo di lezione, mezzo finocchio. Cazzo, va bene. Liviamoci di qui. Questo è grosso come un bambino, state a vedere! Merda, sono armato! Ok, Vito, ci siamo! Meglio non farti incazzare! L'hai imparato nell'esercito! Dai, andiamo! Hop. Cosa diavolo state facendo? Non ho ancora finito col mio... Oh, merda! Ok, ok, non sparate. Farò tutto quello che volete. Va bene, le mani dietro la schiena, non ti faremo del male. Ecco dannascio, legalo. Considerati fortunato. Tutti gli altri si sono presi una pallottola. Ok, sali, abbiamo lavoro da fare. Ehi, quanto ne hai di cavo? Abbastanza. E quant'è abbastanza? Arriva fino al tetto?
Certo che no, saleremo di uno o due piani e la faremo saltare. E questo è tutto per quello intelligente? Cosa? Una pazzia. E se l'esplosione fa fuori anche noi? Ma no, la sentiremo appena. Speriamo. Se cadiamo da questo coso, sarai morto prima di arrivare a terra. Ok, questo è il piano giusto. Vito, prendi il tergivetro e comincia a lavare le finestre, così non ci notano. Devo collegare i cavi. Ok, fatto. Portaci un po' su. È l'ora della vendetta. Ah, sì, puntualissimi. Andiamo. Queste coglione non immaginano nemmeno... Che minchia è stato? Non lo so. È esplosa così. La sentiremo appena, eh? Diamo un'occhiata. Non so perché ti ascolto ancora, cazzo. Ti giuro che alle volte mi sembri veramente scemo. Oh, minchia. Che cazzo di sembra casino. Un terremoto. Me la sono quasi fatta. Ah, merda. Fortunato bastardo. Figli di bottana! Cazzo, non possiamo farlo scappare! Andiamo! Ehi, abbiamo fatto un bel casino. Già, ma non è bastato. Muoviti. Non ho fatto niente! No! Sì, devi averci annacquato il martino. Prima o poi ti becco! Attento! Dietro a quei vetri! Ehi, piano! Quella roba è costosa! Così si fa! Spara meglio mia sorella! Prendi l'altra porta, Vito, io vado a destra. Sei morto! Di essere... Vito, coprimi! Cazzo! Molotov! Di qua, Vito! Non puoi passare di là! Spara meglio mia sorella! Ah, merda, è scattato l'antincendio! Davvero? Pensavo fosse pioggia. Che simpatico! Non vedo un cazzo di niente con tutta quest'acqua! Cazzo, ne arrivano degli altri! Avanti, Sonsi, ti sto aspettando. 3, 2. Che diavolo sta succedendo qui? Oh mio Dio! La prossima volta porto una bomba più grossa. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Hai imparato nell'esercito? Andiamo, fatti vedere! Avanti! No! No! Cazzo! È morto! L'hanno ammazzato! Giù, dobbiamo andarci! Non puoi aiutarlo ora! Clemente sta scappando! Andiamo! Quello stronzo lo uccido! Sì? Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzi! Va bene, ce ne sono due. Se si separano, assicurati di andare all'altro! So come guidare, va bene? Segui Clemente. È nella limousine. Ehi, Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? Sto quello stronzo mi ha sparato.
Cuore uno! Bel lavoro. Ora tocca a Clemente. Stai attento, Vito! Vito, copri! E così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare. Questo è per Marty. Ora è finita. Andiamo da me, su. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Sono Joe, è fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Perché? Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, ok, Clemente. Fatto. Bene, pazienza per il ragazzo, un piccolo prezzo da pagare. Piccolo prezzo! Ora calmati. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me. Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Sta a sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Col cazzo che ti spiace! Vabbè, rilassati ora, calmati, dispiace pure a me. È più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu! Ehi, era un lavoro pericoloso, l'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. Pronto? Sì, parlo con Vito. Chi vuole saperlo? Mi chiamo Leon, sono il barista del Lone Star. Ti chiamo perché Joe Barbaro mi ha dato il tuo numero, dice di essere tuo amico. Sì, che combina? Beh, è tutta la sera che il vecchio Joe mi svuota il bar dicendo qualcosa di uno di nome Marty. E ora si è incazzato di brutto. Di che diavolo stai parlando? Il tuo amico è fuori di testa. È qui che agita la pistola e, cazzo, non c'è modo di farlo ragionare. Grande. Ora, senti, non voglio problemi con voi, ragazzi. Non è che vieni qui e porti via il suo culo ubriaco prima che spari a qualcuno o che chiamino la polizia? Vito, devi venire qui a prendere il tuo amico. Che fai, vieni o no? Va bene, arrivo subito. Ehi, non dargli altro alcol finché non arrivo. Ci provo, ma al tuo amico non credo che piacerà, mi capisci? Ehi, se non ci dai un taglio adesso, quando arrivo là lo do io a te il taglio, chiaro? Va bene, amico, va bene. Muoviti, però. Quanta gente c'è nel bar adesso? Solo io. Un'ora fa era pieno, ma adesso tutti quanti se ne sono andati. Va bene, ascolta. Chiudi il locale finché non sono lì. Ci metto un minuto. Ok, capito. Vito, sei arrivato. Ok, dov'è? Là nell'angolo. Io ho provato a tagliargli i liquidi, ma lo stronzo mi faceva un altro buco nel culo se non gliene davo. Chiudi a chiave la porta e lasciami con lui. Ci hai dato, Come stai? Vito, era ora che venivi. Sono già andati tutti a casa. Minchia, Joe. Chissà perché. Eh? Oh. Sì, giusto. Sei in macchina? Ho preso un taxi. Non lascio la macchina in questo quartiere. Ok, finisci e andiamocene. Voi ragazzi state andando, guarda, ora vi apro. Alla tua salute, ragazzo. Sei morto da uomo. Merda, adesso dove sono le chiavi? Mi dispiace, ragazzo. Non doveva succedere. Non doveva succedere! Oh, Gesù! Ah, merda. Non
ci credo. Che cazzo c'hai? Che non va! Stavo solo. Solo cosa? Chiudi quel cazzo di bocca e porta il tuo culo fuori di qui, hai capito? Va bene, vado! Va bene, ci siamo. Non sparare a nessuno da qui alla porta di casa, ok? Grazie, Vito. Ehi, mi dispiace per... Senti, tu chiamami domani, ok? Cazzo di giornata. Devi andare a casa. Che cazzo è? Ehi, Vito. È tanto che non ci si vede. Già, un bel pezzo. Che vuoi, Harry? Un drink. Prendiamo la mia macchina. Beh, immagino saprai che Clemente è morto come tutti gli altri. Senti, Vito, so che Falcone c'entra in qualche modo. E ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia. E per chi dovrebbe interessarmi? Beh, sì. Senti, sul fatto che te ne sei andato, mi dispiace per quello che ti ha fatto Clemente, ma ha avuto quello che si meritava, giusto? A me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo. In effetti posso tranquillamente lavorare per Falcone. Mi stai dicendo che vuoi unirti a noi? Sì, e dato che lavori per lui, ho pensato che forse potevi mettere una buona parola per me. Ma sicuro? Ehi. Ciao, Vito. Hai quei soldi per me? Tengo sempre la parola, no? Ecco qui. Non spenderli tutti in una volta. Grazie. Dov'è Joe? Era qui prima, ma poi se n'è andato. Pareva incazzato. Ultimamente pare sempre incazzato. È come dargli torto. Senti, devo parlarti di una cosa. Cosa? È importante. Ho da fare con Vince al momento. Vuole attaccarci, non sappiamo come o perché. Devo pensare a questa cosa. Beh, allora dovresti ascoltarmi. Va bene, dimmi, ma fai in fretta. Mi ha chiamato uno che lavorava per Clemente. È preoccupato. Non sa se daremo la caccia al resto degli uomini di Clemente. Beh, non è. Per quanto ne so, il capo non è in mente nulla in questo momento. A meno che non facciano qualche stronzata. Ok, beh, il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi. Sì? E che? Un amico tuo, per caso? Ho fatto qualche lavoro con lui per Clemente, ci sa fare. Ok, digli di passare. Beh, veramente, adesso lui è già qui. Davvero? Va bene, vallo a prendere. Lui è Henry Tomasino. Henry è di Scarpa. Piacere, signor Scarpa. Non mi chiamare signor Scarpa, gli amici mi chiamano Eddie. Siediti, Henry. Allora... Vito mi ha detto che vorresti unirti a noi. Sì, sono senza lavoro. E quello che è successo è acqua passata. Bel modo di pensare. Prima dimmi una cosa, Harry. Clemente e Vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia. Ok. Di solito tengo il naso fuori da ste cose. Ma una volta ero con Luca Gurino da Leo Galante. Luca continuava a dire che Falcone era coinvolto in certi affari sporchi e che si doveva fare qualcosa per sistemarlo. Penso volesse mettere Vinci contro di voi. Pezzo di cornuto. Scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui. Lo sa che Vince è contrario a quella roba. Probabilmente è riuscito a fregare il vecchio. È per questo che vuole muoversi contro di noi. Dobbiamo colpire per primi. Ancora? Ehi, se non ci muoviamo noi lo farà Frank. Prima dobbiamo liberarci di Galante. Senza di lui, Frank è fottuto. Leo? Volevo che ne restassi fuori, ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo. Ora, secondo me questa può essere l'occasione perfetta per mettere alla prova Harry. Che ne dici, Harry? Te la senti? Se al lavoro fatto sarò dei vostri, sicuro. Esatto. Occupati di Leo. E tu che mi dici, Vito? Se vai con Harry per vedere che tutto fila liscio mi fai un grosso favore. Non è che devi ucciderlo tu. Basta che vai lì, aspetti che finisca e poi torni.
Ma se non ti sembra giusto, posso sempre chiedere a qualcun altro. Che ne dici? Mi spiace, Eddie, non posso farlo. Leo è stato come un padre per me in galera. Sì, capisco. Mi sa che te ne dovrai occupare da solo, Harry. Puoi prendere qualcuno se vuoi, ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi. Leo vive a Highbrook. Capito, non preoccuparti. Sarà fatto oggi. Ok, meglio se ti muovi allora. Ci vediamo, Eddie. Hai fatto bene a portarlo qui. Anche se va tutto a puttane, non sospetteranno di noi. Non credo che manderà tutto a puttane. Meglio così. Beh, Vito, non c'è altro per te oggi, ma fa un salto qui domani, ok? Sì. Ci vediamo, Eddie. Ciao. Leo! Leo, ci sei? Come minchia sei entrato? Fuori di qui o ti infilo Leo, il ferro sulla mia via. Culo. Sono io, Vito! Vito? E tu che minchia ci fai qui? Leo, potevi non chiamarmi, c'è tempo no? Per parlare, devi andartene in fretta, vogliono farti fuori! Cosa? Vieni di sopra, Vito. Ho freddo ai piedi. Vuoi bere qualcosa? Se voglio da bere. Ma che cazzo hai nella testa? Allora, raccontami. Falcone ti vuole morto, sta già arrivando qualcuno, devi andartene. Che? E perché mi vuole morto? Ho sentito che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito e ha detto che faceva affari con mentito. La droga. Vito, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma ti stai rincoglionendo? Perché vogliono ucciderti, per l'amor di Dio, smettila di parlare, vestiti e andiamocene! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato cosa? Il lavoro. Cosa? Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi, sono qui. Merda, Harry non deve vedermi. Nascondiamoci prima che venga su. Potremmo nasconderci nella doccia. Non è un granché come idea, ragazzi. Vito, ma che ci fai tu qui? Va bene, tranquillo, Harry. Metti via la pistola e manda via i ragazzi. Ti spiegherò tutto. Ragazzi, aspettatemi fuori. Se non esco tra qualche minuto, venite a cercarmi. Sedetevi. Ma che sta succedendo qui? Henry, Leo è un amico mio. In prigione mi ha praticamente salvato la vita e mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Maledizione, Henry, sono tuo amico! Io per te lo farei, e lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare a un vecchio qualche anno in più. No, Leo, ci deve essere un altro modo. Vito, vai. Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno che eri qui. Quando esci cerca di non farti vedere. Mi devi un grosso favore. Cosa? Ehi, ragazzo. Leo! Vuoi da bere? Che è successo? Ho fatto un patto col tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Ok, Vito. Adesso, se non ti dispiace, portami alla stazione. Mi sono trovato bene in questa città, ma è tempo di dirle addio. Ci vuoi andare in pigiama? Sì, cazzo. Meglio vivo in pigiama.
che è morto in giacca e cravatta. Franny, che ci fai qui? Vito, non so cosa fare, non posso tornare a casa, non voglio vederlo mai più. Oh, che è successo? Vedere chi? Eric. Tuo marito, perché? Beve ed è sempre in giro a divertirsi. Non è che ti picchia? No, ma si vede con qualcuno, sono sicuro. Ma lui ti picchia, rispondi. Ogni tanto. Io lo ammazzo. No, ti prego, non fargli male. Ho pensato che potevi parlarci, a te ti ascolterà. Dov'è? Non lo so. Ha un amico che vive a River Street, okay, di solito è lì tutto che bene. Va. Allora senti, ehi, quando stai un po' meglio, torna a casa, parlerò con Eric. Se quel bastardo non torna a scusarsi, chiamami, ma non preoccuparti. Ok, Vito, ma non fargli male, ti prego. Non ti preoccupare, lo farò ragionare, ok? Eric, cosa cazzo credi di fare? Sono occupato, ok? Sparisci. Penso che dovresti essere occupato a prenderti cura di tua moglie, stronzo. Insegnagli a picchiare una donna. Considerala una perchia. E io ti ammazzo. Va bene? Sì. D'ora in poi te ne stai a casa, non ti droghi più, la smetti di bere e fai in modo che lei sia tanto, tanto felice. E se solo per sapere che non lo è, cazzo ti trovo e finisco il lavoro. Mi hai capito? Sì. Ok, gente, la festa è finita. E non ci saranno più feste con questo stronzo, mai più! A meno che non vogliate che torni e faccia lo stesso a voi, capito? Vito, sono Francesca. Eric è tornato conciato male. Hai promesso che non gli facevi niente. Avrà fatto a botte. Girava con gente davvero brutta. Ha chiesto scusa per tutto, Vito. Ha promesso che sarà buono con me. Adesso va tutto bene. Lo lascerai stare, non è vero? Ehi, tutto quello che vuoi, ma se ti fa del male ancora, lo ammazzo. Ma ti senti, Vito? Io non ti riconosco più. Per favore, stammi lontano, hai capito? Stammi lontano e basta! Da fuoco a tutto quanto! Avanti! Ora! Brucia! Stronzo italiano! Brucia! La mia casa! Cazzo! Dai, Joe! Non dirmi che non sei a casa! Andiamo! Non sarai svenuto, eh? Forza! E stai buono, arrivo, arrivo! Ma hai fatto un barbecue in mutande? Già, posso entrare? Oh, sì, sì, certo! Ti do da bere, vieni! Ma che cazzo? Bello, vero? Che minchia è successo a questo posto? Ora bevato un po' il mio covo. Che ne pensi? È davvero... diverso. Vero? Pensa che ho fatto tutto io. Allora, che minchia è successo? Tieni. Fottuti pazzi irlandesi. Gli irlandesi? E che hanno fatto? Hanno provato a farmi fuori. Che? E mi hanno bruciato la casa, cazzo. Figlia di bottana. Che intenzioni hai? Vuoi andare a occuparti degli irlandesi adesso? Certo che sì. Ok, calma, ti hai fatto un bicchierino e fammi fare un paio di telefonate. Guarda nel mio armadio.
A meno che non vuoi fare giustiziere mutante. Grazie, pensavo non l'avresti mai detto. Ti hanno Ottimo. Bruciato la casa, un voglio sapere di costume chi sono da pagliaccio. E come se la fanno. Potrebbe andare peggio. Ehi, se non me lo dici, te ne faccio pentire. Mickey Desmond. Ah, è lui. Questo spiega tutto. Dov'è adesso? Sì, conosco il posto. D'accordo, grazie. Ehi, finalmente ti veste come se deve. Ricordati che quella camicia la rivoglio indietro. Non ne fanno più di vestite così. Non mi stupisce. E dove andiamo? Alla Isle of Tara, la loro base è Kingston. Dai, il resto te lo dico in macchina. Ok. Notizie recenti degli irlandesi? No, nulla. Perché? Gli irlandesi hanno un nuovo capo, Mickey Desmond. Ci sono un altro paio di tizi che vogliono il suo posto. E così lui vuol far vedere a tutti che con lui si fanno grandi affari. E questo cosa ha a che fare con me? Brian O'Neill era il cugino di Desmond. C'era da immaginarselo. Adesso sarà in quel buco del cazzo a ridarsela con i suoi compari irlandesi. Allora andiamo lì e sistemiamolo. Esatto. Te l'ho detto. L'ho inseguito, ma l'ho perso. Quel cacasotto è scappato. Ma lo troverò. Quando ci riesco... Eri tu quello che scappava, stronzo. Oh, cazzo. Tu ne hai di palle. Esatto. Non entrare! Paralegno, mia sorella! Prima o poi di becco! Ce ne sono altri. Dai, stanno scappando. Forza, andiamo. Guida tu. Uomo bianco con arma grossa. Ricevuto. Qua c'è un malato di mente. Ora, armato. Vedo, più veloce, li perderemo. Anche questo. Sarebbe meglio non investirli. Tutti stronzi. È tutto risolto quindi, no? Sì, ma continua a non avere più una casa. Prendi queste chiavi. Sono dell'appartamento di Martin. Me ne sto occupando per conto di sua madre. Nel frattempo puoi usarlo tu. Sì, grazie. Che minchia di porcile. Dio, quanto vorrei soldi per andare in albergo. Merda, mi dai brividi. La mia casa è bruciata assieme a tutti i miei soldi. Ebbi pure qualche problema con gli sbirri, ma se ne occupò Eddie. E dato che non avevo assicurazione, ero costretto a vivere in quella merda di appartamento finché non mi fossi ripreso. Almeno avevo salvato Leo. Scomparve senza lasciare traccia. Harry mi fece un grosso favore. Eddie lo tirò comunque dentro appena saputo della fuga di Leo. Io e Joe avevamo un nuovo partner. Ehi, Vito, sono Harry. Ehi. Senti, sto organizzando qualcosa di grosso. Voglio che ci entri anche tu. Se ti interessa saperne di più, vediamoci al Lincoln Park e portati un ferro. Ok, ci vediamo là. Eccolo che arriva. Ehi, come va? Ciao, Vito. Siediti. Ascolta, ho ficcato il naso negli affari di Carlo. Allora? Allora la ragione per cui ha fatto ammazzare Clemente è che anche lui vendeva droga e gli rubava i clienti. Ora deve liberarsi di un ultimo ostacolo. L'unico uomo che può impedirgli di diventare fornitore principale dell'intera città. Frank Vinci. Com'è che lo sei? Ho parlato con delle persone fidate. Ok. E questo che c'entra con noi? Se può farlo lui, perché non noi? Un chilo di eroina in Francia costa $2,500. Altri $1,000 e la fai arrivare qui. Eh? E noi ci becchiamo 11 testoni solo per portarla agli spacciatori. Sono $7,500 di guadagno per ogni chilo. Sì, e che mi dici di Falcone? Carlo non lo scoprirà e anche se lo fa ci minaccerà e ci chiederà una fetta. Ok, ma dove la compriamo la roba se Carlo è l'unico fornitore in città? Sono più avanti di voi. Che cosa sapete delle Tong? I gialli. Sono un'organizzazione per immigrati cinesi, giusto? Che minchia ho detto, i gialli. Giusto, ma è una facciata per altre operazioni. Gestiscono il quartiere cinese, stanno tra di loro. Però alcuni vogliono fare affari con gli esterni. E gli servono intermediari, visto che molti hanno paura di trattare con loro.
Gli intermediari saremo noi. Già. All'Enezia ci daranno 10 chele. A quanto? 35.000. E noi le vendiamo per? 110. Minchia. Ok, ma come mettiamo le mani su 35 testoni? Conosco uno strozzino, l'ebreo sulla Palisade. Ce le presterà se gliene ridiamo 45. E così ci beccheremo più di 20 testoni a testa. Niente male, solo per spostare un po' di roba. Ma sai chi si farà sta merda? Che ti frega, finché non è nel nostro quartiere. Vinci aveva ragione. Droga vuol dire problemi. Senti, si drogano solo gli idioti, i poveri e i falliti. E se sono tanto ansiosi di ammazzarsi, io li aiuto volentieri. Specialmente per 20 testoni. Ho dei clienti nel ghetto. La distribuiranno loro. Non è un nostro problema. C'è state o no? Ci sto. Ora, Giovedo, non essere stupido. Sono 20 pedestoni in un pomeriggio. Quando? Proprio ora. Se non accettiamo l'offerta, le Tong troveranno qualcun altro. Dai, Vito, sarà una passeggiata. Andiamo a trovare Bruno. Vito, che ne dici di portarci a Palisade Street? Ok, andiamo. Ciao ragazzi, siamo qui per Bruno. E là, Harry! Se avete delle armi, tiratele fuori. Vi devo controllare. Ciao, Bruno. Salve, Harry. Allora, a cosa devo il piacere della tua compagnia? Mi servono 35 testoni in biglietti da 20. Sono un sacco di soldi, Henry. Un sacco di soldi. Dimmi, perché dovrei darli a un pesce piccolo come te, eh? Convincimi. Ho un affare sicuro. Ne riavrai 45 entro la settimana. Che tipo di affare sicuro? Mi dispiace, Bruno, è un segreto professionale. Allora 45 non bastano. Sarei più tranquillo con 65. È un po' troppo, anche per te. 50 al massimo. Henry, non ho alcuna garanzia che rivedrò i miei soldi. E tu non hai nessun altro a cui rivolgerti? Che ne dici di 60? Non vederli come interessi. Diciamo che sono la mia fetta di torta. 55, ultima offerta. Se me ne chiedi di più, ce le metto io. D'accordo. Ti do $35.000 e tu me ne ridarai 55.000 entro venerdì. Se non mi ripaghi entro quella data, il debito sale di 10.000 alla settimana. Li avrai entro venerdì. Ok. Isaac, prepara $35.000 in pezzi da 20. Sai che mi fido di te, Henry, ma se cerchi di fottermi, ricorda queste parole della Bibbia. La mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Esodo, capitolo 22, versetto 23. Sono colpito. Non dai l'idea di uno che va molto in chiesa. Ma ricorda, i soldi non sono miei. Quindi anche se riuscirai a liberarti di me, non ti libererai del debito. Per cui niente cose strane, ok ragazzi? Certo, Bruno. Grazie, Isaac. Vuoi contarli, Henry? No, mi fido. Te li riporterò venerdì assieme alla tua fetta. Lo spero. Buona fortuna, ragazzi. Ora seguitemi. Ehi, dobbiamo fare affari col tuo capo. Salve, signor Tomasino. Benvenuto, Henry. Salve, signor Wong. Passiamo subito agli affari. La vostra valigia è abbastanza pesante. Guardi lei stesso. 5,5 kg di pezzi da 20. $35.000. Yeah. Si ponza, dor swinghi, si gonza, wachinghe. Lei è un bravo uomo, Henry.
Ecco la sua merce. Ogni sacchetto contiene un chilo. Ogni chilo pesa un po' più di 2 libbre. Quale vuole provare? A posto. Sono contento. La prossima volta potremo darvene il doppio. È un piacere fare affari con lei, signor Wong. Il piacere è stato mio. Ecco fatto. Vista com'è stato facile. Torniamo alla macchina. Bene, la parte difficile è andata. Facciamo lo scambio e abbiamo finito. Mi suona bene. Dove andiamo? Hunters, ho già organizzato tutto. Salve, signori. Che situazione della Credo minchia. Che abbiate qualcosa per noi. Mollate quelle valigie. Ehi, belle scarpe. Aspetta, questi non sono sbirri. Avanti, uccideteli! Spara, Vito! Vito, guardaci le spalle! Vito, oh, ecco, ne arrivano altri! Un attimo! Ce l'ho dentro! Ma ce ne sono comunque troppi a dietro! Da lì non si torna indietro! Correte! State lontani dalle finestre, ragazzi! Merda, non ha senso rimanere qua! Stai sparando a salve? Muoviti! Sì, va bene, andiamo! Cazzo, quello scemo mi ha sparato! L'hai imparato nell'esercito! Staccato! Vito, dove copri. Cazzo sta? Sono tornato! Sono il meglio! Andiamo! Minchia! Respiri ancora, no? Merda, ci è mancato poco. Genio, con il rosso ci si ferma. Che cazzo è successo, Harry? Non ne ho idea. Qualcun altro deve aver saputo dello scambio. Quelli non erano veri sbirri. Forse i cinesi hanno cercato di fotterci. Non credo, ma lo scoprirò. Prima però dobbiamo scaricare sta roba, Vito. Andiamo al magazzino ad Hunters. Bene, spero che il prossimo affare vada meglio di questo. Sicuro? Peggio non può andare, che dici? Ehi, ragazzi, ehi, come amico. Butta? Entra. Fango. È fatta! Siamo ricchi! Ehi, 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 calmati. Non è finito. Rilassati, Harry, che c'è? Adesso i soldi non ti piacciono più? Prima saldiamo il debito con Bruno. Poi mi piaceranno. Giusto, giusto.
mandi via senza darmi niente. Ah, vuoi qualcosa? Beh, se non te ne vai subito, un calcio nel culo te do. Sempre un vero signore, Joey. Ma levati te, coglione, levati, va! Vuoi venire con me? Ehi, spero ci sia posto per tre. Il bordello di Barbara, voi ci mettete i soldi, noi le troie. Vito, sono Henry. Abbiamo un problema. Che tipo di problema? Eddie è venuto a trovarmi. Falcone sapeva dello scambio e ha mandato Eddie a ritirare la sua parte. Ah, quanto? 60.000. Cazzo, così tanto? E ora che facciamo? Non lo so. Non ce ne rimangono abbastanza nemmeno per Bruno. Vediamoci al parco. Non voglio parlarne al telefono. Ok, arrivo subito. In questi giorni Harry è strano, è come se... Ma che minchia succede? Merda, è Harry! Con cosa cazzo lo stanno picchiando? Merda! Ma che minchia fa una cosa del genere, vedo? Queste sono tutte matte! Merda, che cazzo... Cosa farebbe una cosa del genere? Secondo te? Porca troia, Harry! Guarda qua, Vito. Riesci a crederci? Pure i soldi. Sono spariti. Giù, andiamo. Arrivano gli sbirri. Penseranno loro, Harry. Quello è il vecchio che ci ha venduto la roba, Wong. Con tutti i modi per uccidere qualcuno, bastava un proiettile. Quei bastardi hanno le merde nel cervello. Moriranno tutte, cazzo, tutte quante. Voglio dire, perché farlo così? E nel bel mezzo del parco? Te l'ho detto, sono pazzi. Le pesterò fino a farle diventare cibo per cani. Ehi, vacci piano, insomma, non sappiamo nemmeno quanti sono. Già. E non me ne fotte niente. Basta che alla fine siano tutte morti. Ok, ascolta, probabilmente ce ne sono più di due. E allora? Più sono, meglio è, minchia. E allora siamo solo in due. E a meno che tu non voglia chiamare Carly e raccontargli di questo casino per fargli mandare qualcuno. Va bene, ho capito. Ora sappiamo dove trovarlo. Entriamo là dentro e facciamolo fuori, prima che sparisca quei soldi. Ci servono delle armi vere. Possiamo andare a casa di Harry o uccidere questa chance subito. Basta una parola. Mi dispiace, signori, questo posto è solo per membri. Ecco la tua quota di iscrizione. Cristo, Joe, non puoi fare un po' più piano? No. L'hai visto che hanno fatto a Harry? Taggio, che minchia hai combinato? Perché non hai suonato il gong, già che c'è? Questo, e aiutami a sparazzarmi di queste bastarde. Poi tu! Vai, vedo, fagli vedere con chi hanno che fare. Sei tu? Forza, bastarde! Prenditi! Va su, alla finestra! Ancora due e abbiamo finito. Poi, da dove cazzo arrivano tutti? Ci sarà un tunnel per la Cina. Forza, ma chi vi ha insegnato a sparare a stronzo? Vai per primo, Vito. Sei un bersaglio più piccolo. Grazie, culone. Forte. Dove cazzo è quel coglione? Deve essere qui, da qualche parte. Andiamo avanti. Dove cazzo continuano ad arrivare? Ma quanti minchia ce ne sono? Sai come, no? Ma niente, ho un sacco di proiettili. Diventerai cibo per cani. Un altro e siamo a posto. Sei morto, coglione muso giallo! Che cosa volete, voi? Che minchia credi che voglia? Vogliamo sapere perché hai fatto ammazzare il nostro amico. E vogliamo i soldi che gli hai preso. Non avevo scelta. Il vostro amico era un informatore. Ma che minchia te vai dicendo?
il nostro contatto nell'ufficio federale antidroga. Mi ha detto che Henry Tomasino aveva dato loro informazioni sul nostro scambio. Stai dicendo, stronza! Frena, dici che Harry era una talpa? Sì, ma ora non più. Che stronzata. Non ha senso. Ma e voi non avevate a che fare con la piccola trappola scattata dopo lo scambio? Pensate che correremmo un rischio così stupido e che distruggeremmo la nostra fabbrica? Quella era un'altra ragione per liberarci di voi. Ci avete dato problemi, sempre, fin dall'inizio. Davvero? Ma i vostri problemi stanno per finire, amico. Dove sono i nostri soldi? Non sono più qui. Cosa? E dove minchia sono, allora? Non posso dirvelo. Se non ce lo dici subito, sparco quel tuo cervello di merda gialla sulle pareti di tutta la stanza. Se ve lo dicessi, sarei comunque morto. Va bene, la scelta è tua. Sei impazzito! E che dovevo fare? Lo lasciavo andare? Forse poteva dirci altro. Fanculo, non avrebbe parlato. Sono due gocce ste bastardi. Beviamoci dalle palle prima che arrivino gli sbirri. Questo affare del cazzo è stato un disastro. Dillo a me. Harry è morto. Non abbiamo i soldi di Bruno. Abbiamo ucciso metà cinese. E se pensano che ci abbia mandato Carlo, è guerra. Siamo fottuti. Già. E se Carlo scopre che l'abbiamo ficcato in questo casino? E se Harry era davvero una talpa? Assolutamente no. Non dirlo nemmeno. Senti, prima procuriamoci i soldi per Bruno. Così sistemiamo almeno una cosa. Ma per oggi ho finito. Ho bisogno di bere. Ti chiamo domattina e sistemiamo sto schifo. Bene. Ok, ci vediamo. Vito! Sta attento. Sei pronto? Ti sembro pronto. Mi hai appena svegliato. Beh, allora alzati. Se non diamo i soldi a Bruno oggi, fottuti siamo. E come troviamo 55 testoni? Non lo so, ma di certo non li troveremo standocene sdraiati a letto. Ho qualcosa per iniziare, un lavoro per Eddie con un buon profitto. Ah, sì? Sì, ti passo a prendere tra poco. Vestiti, prendo un'arma e aspettami fuori. Ne parleremo in macchina. Joe, spero non sia una delle tue idee brillanti. Piantala, non sono dell'umore. Scusa, non volevo risponderti male, sono soltanto un po' addormentato. Ok, ok, va bene. Allora, ci stai o no? Certo, perché no? Quanto ci metti ad arrivare qui? Chiamo dal negozio di armi dietro l'angolo. Sarò da te in un minuto. Ok, ti aspetto qui dietro. Ci vediamo dopo. Questa bella macchina. Ce l'ha data Eddie per questo lavoro. Non male, eh? Vieni, guida tu. La testa mi rimbomba da ieri sera. Andiamo a credere. Hai fatto le ore piccole, eh? Sì, non riuscivo nemmeno a dormire, ma la bottiglia di scotch funziona sempre. Vai a Greenfield. Dobbiamo andare in questo posto. Sarà una passeggiata. Perché? Eddie ha detto che è un favore a una famiglia di un'altra città, affare in sospeso. Mi ha dato questo busto con tutte le istruzioni, dicendo che dobbiamo fare un lavoro pulito e farlo oggi. Ma perché cazzo non se ne occupa l'altra famiglia? Eddie ha detto che stavano cercando questo qui da un po' e l'hanno trovato. Hanno paura che se non riescono a farlo fuori subito, questo sparisce di nuovo. Ecco la foto. Bene, che ha fatto? Pare che abbia tradito la sua famiglia, vendendola ai federali. Beh, se l'è proprio cercata. Ricorda quello che deve dire? Sì. Bene, allora andiamo. Thomas Angelo? Sì? Don Salieri ti manda i suoi saluti. Il sospetto è 1,80 m, capelli scuri, nella media. Guarda quelli là.
stanza. Ricevuto! Via, 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 leviamoci dalle mani! Omicidio! Il sospetto è armato! Quelli erano federali! Lo stronzo era davvero sotto protezione. Andy è famoso per omettere piccoli dettagli come quello. E i soldi? Ah, oh, mi stavo scordando! Io devi appagare in anticipo. Ecco la tua parte. Ehi. Vito! Grazie d'essere passato, ci speravo proprio. Perché? Frank sta organizzando una riunione con gli altri boss e ha preso quasi tutti i miei ragazzi come guardia del corpo. Così non c'è nessuno per un lavoro che mi serve. Derek, i ragazzi non vogliono lavorare. Cosa? Perché? Per quel cazzone che hai licenziato. Ehi. Merda. Beh, l'altra cosa dovrà aspettare. Puoi aiutarci prima con questa, Vito? Che succede? Questo minchione non è venuto a lavorare per tutta la settimana. Faceva finta d'essere malato. Una cazzata. E allora l'ho licenziato. Comunque alcuni suoi amici si sono incazzati e vogliono fare sciopero. Devo solo presentarmi con qualcuno che sembra fare sul serio. Te do $1,000,000. Ci stai? Va bene, non posso rifiutare quei soldi. Perfetto. Devi solo stare alle mie spalle e assumere l'aria da duro, giusto, Steve? Vedremo. Queste teste de cazzo se credono di essere chissà chi. Non è la prima volta che mi danno dei problemi, sai? Beh, allora, qual è il problema, ragazzi? Vogliamo che tu ridia a Johnny il suo vecchio lavoro. Sono io a decidere chi viene assunto e chi viene licenziato qui. E lui è licenziato. Tutto quello che noi ti chiediamo è di riassumerlo. Ha una famiglia e gli serve un lavoro. Ho preso la mia decisione. Vedete? Ve l'avevo detto! Stai calmo, vieni. Niente calmo? Violenza. Ci facciamo tutti i giorni un culo così per questo coglione. E se ci capita qualcosa, ci incula come ha fatto con il povero Giovanotto. Abbassa la voce, giovanotto. Non voglio sentire un'altra parola su quel fannullone del cazzo. Gli è caduta addosso una cassa mentre lavorava. Per te. Si è rotto tutte e due le mani, cazzo. Beh, quello è un suo problema, non mio. Ora vi suggerisco di tornare al lavoro o se ne romperanno altre delle tu, mani. Tu, brutto bastardo! Ragazzi, state cominciando a farmi incazzare. Non c'è bisogno della violenza. Davvero, mettilo giù. Non vogliamo problemi. A me non sembra proprio. In questo momento mi pare che abbiate grossi problemi, o no? Ora, se non volete tutti cominciare a cercarvi un altro posto, tornate subito a lavorare! Vedi, Vito, sanno solo lamentarsi. Vito? Sei Vito Scaletta, vero? Accidenti, tuo padre parlava sempre di te. Gli assomigli proprio. Ma perché lavori per questo bastardo, dopo quello che ha fatto al tuo vecchio? Chiudi subito quella cazzo di bocca, stronzo. Non ascoltarlo, Vito, dice stronzate. Dai, andiamo. Stronzate, eh? Quel bastardo ha ucciso tuo padre, Vito. Cosa? Stanno solo cercando di farti incazzare. Derek. Ehi, non puntarmi addosso il fucile! Perché non gli chiedi com'è annegato tuo padre? L'abbiamo visto andare via con Steve. Poi Steve è tornato da solo. Tutto bagnato. Non puntarmi addosso il fucile! Che diavolo è successo a mio padre, Derek? Sei fuori da testa per caso? Di che te fede, di me o di questi falliti ora disoccupati? Ci conosciamo da molto tempo, Vito. Pensa sì, a tutto. Sì, perché eri tutto bagnato? Ti sei buttato in acqua per salvarlo? Perché non voleva saperne di stare sotto. Tieni la bocca chiusa! Vito, hai fatto un giuramento. Io c'ero. La lealtà alla famiglia è più grande di quella alle nostre stesse famiglie. Dillo a mia madre. Devo ammazzarlo. No, non qui. Sistemeremo le cose con lui più tardi. Mi deludi davvero, Vito. Sul serio. Farò molto di più che deluderti, Derek. Tuo padre... Non ora. Devo prendere quel bastardo prima che scappi. Ora diamo una lezione a quel bastardo. Vinny, dove l'hai presa quella? Non farà male. Ok, siamo pari. Ora diamo una lezione a quel bastardo. Morirai qui, Vito! Non devo da tuo padre! Sai che succederà quando la gente...
passato la vita a cercare di non commettere gli stessi errori di mio padre. E improvvisamente scopro che sto seguendo le sue orme. Cavolo, forse ho trovato i soldi del fondo pensionistico di Derek. Joe non era a casa. All'inizio ho pensato che fosse in ritardo, così sono andato a prendere da mangiare. Due ore dopo, Joe non era ancora tornato. Stava diventando buio e mi stavo preoccupando. Dovevo cercarlo. Forse Joe ha beccato Eddie al falco. Vito, meno male che sei qui. Hai saputo? No, che cosa? Eddie è morto. Cosa? I cinesi del cazzo l'hanno fatto a pezzi in pieno giorno. Perché? Quindi tu non ne sai niente del niente, eh? Beh, Harry voleva farmi partecipare a un affare, ma ho rifiutato. Che è successo? Harry è... cioè, era stupido. Trattava droga con le tonghe. Sapeva che era vietato e l'hanno scoperto. Carlo ha chiuso un occhio e gli ha detto che avrebbe dimenticato. Ma i cinesi hanno fatto il doppio gioco. E hanno fatto a pezzi Harry in mezzo al parco. Cazzo. Non si possono fare affari con i gialli. Ma c'è di peggio. Harry non lavorava da solo. Ieri qualcuno ha massacrato un sacco di cinesi giù a Chinatown. Ora pensano che siamo stati noi oppure Vinci. Hanno già cominciato a minacciare Vinci. Se sta cosa non si sistema in fretta, siamo tutti nella merda. Sicuro che non ne sai proprio nulla? Nulla, e glielo giuro. Davvero? E Joe, allora? È sempre stato con me in questi ultimi giorni. Buon per voi. In questo momento Carlo sta fuori città, ma quando torna ci sarà da ridere. E infatti. Spero che non mi stai pigliando per il culo. Giuseppe, sto cercando Joe Barbaro. È stato qui oggi? Ciao, Vito. Sì, Joe è passato oggi. Bene, è tutto il giorno che lo cerco. Ha detto dove andava? Beh, no. Secondo me non lo sapeva neanche lui. Come mai? Stava cercando un lavoro. Ma mentre ne parlavamo, sono venuti dei tizi e l'hanno portato via. Cosa? Chi? Era gente di Vinci. Hanno detto che il signor Vinci voleva parlargli. Dove possono essere andati? Non lo so, forse al loro bar, il Mona Lisa. C'è qualcosa che non va? Non ne sono sicuro. Diciamo solo che non siamo in ottimi rapporti col signor Vinci da qualche tempo. Sì, Joe non sembrava troppo felice. Ho un brutto pressentimento. Meglio che vada a scoprire che sta succedendo. Spero che non sia nulla di grave. Buona fortuna, Vito. Fermo, e forse non ti ucciderò. E là, ragazzi? Ecco qua, un tipo con le palle. Anche per me è un piacere. Non muovere un muscolo. Dai, ascolta l'amichevole barista e non fare cazzate, Vito. Ora, per prima cosa, devo chiederti di buttare le armi a terra. E non fare scherzi. Questo è il barista da grilletto più facile di tutta la città, eh? Non sono armato. Allora, Vito, che ci fai qua, eh? Non te stavamo aspettando. Sto cercando Joe Barbaro. Ho sentito che i vostri gliel'hanno preso. Ma forse. Che volete, io e Joe? Non vi abbiamo fatto niente. Il signor Vince non la pensa così. Voleva solamente spiegargli alcune cose. Ecco che sta facendo Joe. E dato che sei passato di qui, perché non ti unisci a loro, eh? E se non volessi? Allora discutere con queste armi. Ma non ti preoccupare, sarà un bello spettacolo. Cazzo. Ehi, Joe, come va? Io e stronzi sono andato a pesciare. Bene. Mi spieghi perché cazzo siamo qui? Quel coglione di Vinci non riesce a vedere quello che succede davanti ai suoi occhi. E crede che glielo possa spiegare io. Idiota. Oh, oh, la coppietta felice è già qui. Benvenuto, Vito. Ma che succede? Non c'è ragione per trattarci così. Cosa? Nessuna ragione. Prima l'affare di Leo. Poi scoppia un grandissimo casino in città. I musi gialli perdono la testa, tutti che combattono come matti, e quei cinesi di merda che minacciano di ammazzarmi. La situazione è fuori controllo. Ora, io sono troppo vecchio per queste stronzate, quindi mi direte che minchia sta succedendo. Coraggio, sono tutto orecchie. Don Vinci, davvero, non lo so che sta succedendo. Mi creda. Io e Joe non c'entriamo niente. Non è quello che voglio sentire. Quello è un problema suo.
perché non ne sappiamo un cazzo di tutto quanto. Un vero peccato. Fottiti! Fottuto bastardo! Vieni qui, cazzo! Ti prego. Vai per primo, te copro io. E dove cazzo pensi? Che ne dici? Fatti vedere cose tante. Andiamo! Ma che avete paura? Sparategli! Porta il tuo culo qua giù, vedo! Senti, una mano? No! Ce la faccio! Che faccio coi soldi? Portali a Bruno. Bene. Un problema in meno. Buonasera, signori. Oh, ma cosa è successo? Ehi, Doc. Mi hanno preso a calci in culo. Ma che sta succedendo oggi? C'è già qui uno dei vostri ragazzi. Chi? Credo che si chiami Antonio. Tony Balls, che gli è capitato? Qualcuno l'ha conciato davvero male. Non credo che camminerà di nuovo. Cosa? Sei sorpreso? Troppo sangue. Troppa morte. Questa è la vita che avete scelto. Non avrete fortuna per sempre. Il prossimo potresti essere tu. Basta con la predica, Doc. Hai tempo per curare Joe? Sì, ma dovrete aspettare un po' mentre sistema Antonio. Va bene, Doc. Va bene, entrate. Vedete sistemare le cose con Bruno, ok? Vito. Grazie. Ma certo, tu guarisci. Ehi, devo vedere Bruno. Hai i soldi? Sì. Allora entra. Sei fortunato, stavamo giusto per andarcene. Buonasera. Hai i miei soldi? O vuoi forse spostare la scadenza? Eccole qui. Beh, devo ammettere che è una sorpresa. Ho sentito che avete avuto dei contrattempi. Già, è vero. Ho sentito che Henry è morto. Mi è veramente dispiaciuto. Isaac, contali. Allora, è andato bene il vostro affare? Hai avuto i tuoi soldi, no? Giusto, giusto. È solo che l'intera città è stata messa sottosopra. I cinesi pensano che gli italiani li abbiano attaccati e se la sono presa a convinci. Non va bene. C'entra forse con la ragione per cui avete preso questi soldi? Mi spiace, Bruno. Non sono affari tuoi. Oh, grazie, Isaac. Il debito è saldato, pare. Non so nemmeno il tuo nome. Vito. Vito come? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Conoscevo uno Scaletta. Ma devo dire che sei molto più bravo di lui a ripagare i debiti. Ci ha pensato sua moglie. Allora sei stato tu a prestare i soldi a mio padre? Tuo padre? Ah, tale padre, tale figlio. Vedo che non approvi. Ma non l'ho certo costretto io a prendere i soldi, no? Così come non ho costretto voi. Se ti serve un prestito, sai dove trovarmi.
Certo. Non riuscivo a dormire e le cose andavano di male in peggio. Prima o poi la verità sarebbe venuta a galla e avremmo avuto le calcagna Falconi insieme ai cinesi e Vinci. Non era così che me l'ero immaginata. Sognavo soldi, auto, donne, rispetto, libertà. Immagino di aver ottenuto tutto più o meno. Ma assieme a prigione, paura costante e al sangue dei miei amici. Avevo ignorato il problema, ma adesso lui era lì. Era solo questione di tempo. Sei pronto? Vito, sono Eddie. Sta a sentire, devi... Fammi indovinare. Devo raggiungerti subito e devo portare un'arma. No, stavolta no. Carlo vuole vederti al planetario. Ti ha detto perché? No, ma ti consiglio di muoverti. È meglio che non lo fai aspettare. Ci vediamo, Vito. Signor Scaletta, puoi entrare, per favore? Ehi, vecchio. Che ci fai qui? Sale su questa cazzo di macchina. Subito. E tu sei? Questo è il nostro amico, il signor Chu. Va bene, che cazzo succede, Leo? Che significa? Ecco, si tratta di te. Hai fatto un bel casino, vero? Hai iniziato una cazzo di guerra. Non so di cosa stai parlando. Non cercare di fottermi. Quando sparavo in faccia alla gente, tu ancora te la facevi addosso. Metà dei nostri sono morti, come pure metà di quelli del signor Chu. I federali ci stanno col fiato addosso. E la colpa è solo tua. Leo, senti. Senti tu, se non fosse per me, ormai saresti morto. Quindi vedi di aprire bene le orecchie e stai a sentire quello che ho da dirti. Quello che hai fatto a Chinatown era per quel gran coglione di Harry, giusto? Sai per chi stava lavorando quando è morto? Quando è stato massacrato? Lavorava per i federali. Era una cazzo di talpa. Ecco perché il signor Chu l'ha sistemato. Ed ecco perché i federali stanno addosso a Carlo. Ma io non dimentico gli amici, Vito. Tu mi aiutasti e io aiuterò te. Ho chiesto in giro un paio di favori. Ti sto dando l'opportunità di sistemare le cose. Ok, ti ascolto. Facci un piacere. Occupati di Carlo. E se rifiuto? Addio. Frank e la commissione ti vogliono morto. E anche il signor Chu. E oltretutto, hai garantito per un traditore. Pensi che Carlo ci passerà sopra? Sei praticamente già morto. Quando? Ora. Ogni minuto che passa è un minuto di vantaggio per gli sbirri. Falcone si è rintanato nell'osservatorio. Non è stupido. È uno sporco bastardo, ma non stupido. Sa che qualcosa non va. Va bene. Ferma la macchina. Ricordati, è la tua ultima possibilità. Ehi, ragazzi. Ehi, Vito. Il capo vuole vederti. Bene, voglio vederlo anch'io. Senti, Vito, devi darmi la tua arma. Sì, certo. Eccola. Ma guarda chi c'è! Ma guarda che hanno mandato! Che beffa! Che t'hanno detto, Vito?
Che se mi elimini va tutto a posto? Veramente credi che ti lasceranno vivere dopo quello che hai fatto? Gli idioti come te non vedono mai il quadro generale. Ma il tuo amico Joe, sì. È vero, Joe? Che cazzo succede? Potrei chiederti la stessa cosa. Strana cosa la lealtà, Vito? Negli affari non c'è posto per l'amicizia. Questo non te l'ha detto il tuo vecchio amico Leo mentre gli facevi i pompini in cella? Sei solo una minchia di pedina, Vito. Ecco cosa sei. Quando lo capirai? Joe, devi fidarti di me. Pensi che me ne fotta qualcosa dei federali? O dei vecchi bastardi della commissione? Ti stanno usando! Così come ti ha usato Clemente! E come ti ho usato io! E persino quel fottuto traditore di Henry! Hai garantito per quello stronzo! Lo hai portato in casa mia! E ora, testa di minchia, la devi pagare! Ora, Joe! Ehi, se vuoi sparare, fallo subito. Che aspetti? Vito, spariamo a quel suo caminchie. Ricordati quello che ti ho detto, Joe. Vuoi rovinare tutto quanto? Fallo! Due. Ora! Stato, non puoi farcela! Non puoi ucciderle tutte! Eccolo lì! Andiamo, stronzo! Ah, questo mi mancava! Mi ricorda il tuo... Sai una cosa, Carlo? Negli ultimi 10 anni non ho fatto che uccidere. Ho ucciso per il mio paese. Ho ucciso per la mia famiglia. Ho ucciso chiunque si mettesse sulla mia strada. Ma stavolta... lo faccio per me. Un fa... Tutto bastardo. Spero proprio che tu sappia cosa stai facendo. Tranquillo, ci ho pensato io. Vedrai. Allora, di che stava parlando prima? Ah, nulla. Mi ha fatto un'offerta. Tutto qui. Sì, questo l'avevo immaginato. Che tipo di offerta? Volevo che ti ammazzassi. Mi avrebbe nominato capo, con tanto di banda di scagnozzi. Quello che ho sempre desiderato. Oh, davvero? E allora perché non l'hai fatto? Ti ricordi di quei $5 che mi devi? Ma che minchia succede? Va tutto bene, Joe. Fatto. Fatto. Molto bene. Allora possiamo festeggiare. Che dici? Andiamo al bordello? Per me va bene. Vieni con me, Vito. Abbiamo molto di cui parlare. Ok, ci vediamo lì. Va bene. Qual è il segreto? Ehi, ma che cazzo succede? Dove portano Joe? Scusa, amico. Ma Joe non rientrava nell'accordo.